in nazionale, si è pista, Giovanna Epis, maratoneta da 2 ore e 29, e Christine Santi, una giovane che ha, si è qualificata proprio nell'ultima gara di selezione a Osimo, quindi tre atlete. Quest'anno la classifica, Stefano, sarà su tre atlete e non più su quattro, quindi ecco, speriamo che tutti e tre arrivino all'arrivo. Ecco. Eh già, spieghiamolo bene, perché dicevamo, questo europeo, edizione numero 25, assegnerà ben 13 titoli, sono 6 titoli individuali su uomini e donne, under 20 e under 23 e senior, e poi, mentre questo è il gruppone delle atlete belghe, con Nina Lauert qui inquadrata, e poi ci sono per ogni distanza anche le gare a squadre. Viene dato molto semplicemente il calcolo della gara, perché conta il minor punteggio sommando la posizione d'arrivo. Meno, molto semplice. Meno punti hai e più sei avanti in classifica. Distanza di gara 8300 metri, una distanza abbastanza impegnativa. Perché, Stefano? Perché il terreno è pesante, un misto fango sabbia, però in certi tratti la sabbia lo tiene abbastanza compatto, quindi soprattutto gli atleti più in forma possono esprimere velocità importanti anche sotto i 3,20 al chilometro. E poi ci sono dei malini scendiscendi che col passare dei chilometri arrivano, possono portare delle rasoiate sulle gambe. E occhio a questa ragazza anche, Susan Crummins, atleta di casa, perché atleta dei Paesi Bassi, è stata oro nel 2008, tanti anni fa, tra le Under 23, mentre proprio andiamo a sbirciare nella squadra turca con la grande favorita Jasmine Chan, dicevamo di Susan Crummins, che torna dopo 10 anni in questa competizione. Lei è stata oro tra le Under 23 nel 2008, ma soprattutto direi è l'argento, campionessa, vice campionessa in carica a Berlino, agli europei, sui 10.000 metri. Pronti per il via? Partite allora con il fango in primo piano, con immagini molto belle che vi arrivano grazie al supporto tecnico di Mimmo Castaldo e di Roberto Colelli, e molto spettacolo da subito, perché davvero qui Crummins subito a provare a prendere di petto la gara, ma Germania direi anche proprio in prima fila qui. Sì, anche partita molto coraggiosamente, l'abbiamo vista sulla destra del teleschermo, sia Valeria Ruffino che Christine Santi, mentre Giovanna Epis è un po' più attardata a centro gruppo. Chiaramente nella corsa campestre i primi 500 metri sono spesso determinati, quasi tutte le favorite sono partite bene, e quindi adesso vediamo come si sviluppa questa gara, che, come tu hai ricordato, ha una favorita netta, Jasmine Kahn, e due contendenti per il titolo, Fabian Slump, si è pista, e Caroline Grodva, la norvegese. E qui in prima fila Elena Burkhardt, atleta classe 92 tedesca. La location lo potete solo intravedere, è particolare, molto curiosa, anche perché intanto Giorgio qui prime difficoltà non naturali, ma messe apposta, come si fa in questo tipo di gare per le atlete. Beh, qui va bene, bisogna soprattutto stare attenti a non incespicare, perché non sono ostacoli straordinari. Qui vediamo ancora la Ruffino, Valeria, si è pista da 9,53, un paio di anni fa, 2 o 3 anni fa era la numero uno in Italia, adesso è un po' retrocessa perché sono esplose le varie Mattuzzi, Bertone e Bertone. E Schlupf qui per la Svizzera che emerge. Qui atleta longilinea che va a prendere all'interno questa curva e spetta anche per la sua altezza proprio in questo gruppo di atlete, lo si porta al comando di questa gara. Dietro di lei proprio la Crummins, molto più coperta direi Jasmine Chan in questa prima per fase. Per il momento sì, ci abbiamo visto anche la Grodva, soprattutto stupisce la decontrazione, ecco, quella che viene su Chan della che sta davanti, addirittura elegante nella corsa. Adesso un po' tutte le migliori si stanno raggruppando davanti, siamo a 800 metri di gara, quindi la fila si sta allungando. Adesso arriveremo nella zona dei saliscendi, che già cominceranno, dove le migliori cominceranno già a fare un po' di selezione. Anche Grødvall, lì in
primo piano, lei che cerca la quarta medaglia consecutiva dopo tre bronzi di fila, chissà, anche tentativo magari di salire di almeno un gradino, poi ovviamente qui tutte corrono per il bersaglio grosso, quindi l'obiettivo di salire di due gradini chissà per la norvegese. Qui chi sale con ottima azione davvero è la svizzera Schlumpf, che continua a guidare in ottimo stile anche questa prova. Atleti belgi in questo parco che stavo accennando poco fa, non è solo un parco ma è un safari park, è uno degli zoo di animali selvatici più grandi d'Europa e del nord Europa soprattutto. Molto molto fango, perché pioggia che è caduta anche copiosa nelle ore precedenti alla gara. Qui le atlete vanno un po' a cercare i tratti di terreno più compatto per continuare a spingere, e già c'è una piccola selezione, un gruppetto di 7-8 con la can davanti a fare la locomotiva. E purtroppo dobbiamo aspettare l'immagine molto larga per vedere le azzurre, che le abbiamo viste, sono riuscito a vederla. La Ruffino è retrocessa già in trentesima posizione, non molto dietro la Santi, ancora più indietro intorno alla cinquantesima posizione Giovanna Epis. Le ragazze fanno 8300 metri, si diceva, un giro da 1000 metri, poi quattro giri da 1500 e un giro finale da 1300, con Jasmine Chan che comincia a mettere sulla strada, sul fango per meglio dire, la gara che più le si addice, cioè gara di testa. Atleta che, lo dicevamo, va anche alla ricerca di qualcosa che sarebbe storico, è la campionessa uscente, ma non da adesso, è campionessa uscente da un bel po' di questa disciplina. E intanto c'è anche un pallido sole dopo tanta pioggia su Tilburg. Intanto la sottolineatura tecnica è che è vero che c'è fango, ma la componente sabbiosa, Stefano, permette di esprimere delle buone velocità, perché qui stanno correndo sicuramente sotto i 3,20 al chilometro, favorite tutte davanti, Grodval, Krummins, Asenchan e la Slump, le quattro atlete più accreditate stanno involandosi. Sì, le trovi là, le quattro che ti aspettavi. C'è anche Courtney per la Gran Bretagna a provare a mettersi in scia, così come Burkhardt per la Germania. Jasmine Chan è atleta che sta per compiere 22 anni, quindi ancora molto giovane, classe 1996, ma tra 5 giorni compierà i 22 anni, atleta che si chiamava un tempo Vivian Gemutai, poi dal 2015 ha acquisito passaporto e cittadinanza turca. Beh, e ha cominciato anche a raccogliere successi un po' su ogni terreno. Questo, devo dire, le si dice particolarmente, ma Krummins non molla davvero un metro rispetto alla turca. E qui bisogna, su questi saliscendi, bisogna assolutamente correre con grande decontrazione, affrontare di slancio le salite e non forzare in discesa, perché le discese, anche se qui non sono delle grandi discese, danno delle rasoiate sui muscoli. La Turchia è stata forse la nazione, Stefano, più criticata dal punto di vista di reclutamento di atleti. Lo vedremo anche nel maschile, perché per dirla un po' la western, per un pugno di dollari, perché mentre altre atlete, tu hai commentato recentemente la maratona di Firenze dove la Salpeter è un'atleta che è israeliana ma per matrimonio, e qui è un discorso diverso. Intanto, mentre noi ci dilungavamo in qualche commento, la fila è molto allungata, per cui la Chan vuole fare la selezione. Ma Susan Krummins non ha nessuna intenzione di lasciare scappare la più titolata e la favorita di questa gara, e così Grøvdal sta conservando, è abbonata a questo terzo posto agli europei di corsa campestre, sembra mettersi sempre lì. Ma sì, in quarta posizione adesso invece chi sta facendo fatica è la Schlumpf, che sì, era partita molto forte, anche come tu Giorgio dicevi, con impressione di grande decontrazione, adesso invece è decisamente più in difficoltà. Ma qui lei, sicuramente la Chan, sta facendo un'azione, non è un'azione di controllo, è un'azione proprio violenta per staccare le avversarie, quindi sono tutte un po' come certe gare in salita, in bicicletta, tutte un po' al gancio, quindi
cercano di assolutamente di non farsi tagliare fuori. La Slump va addirittura dall'altra parte del percorso per tagliare questa curva e cercare di rientrare sul terzetto di testa. Comunque quattro atlete al comando, seppure distanziate di pochi metri una dall'altra. Ecco qui l'indicazione, i quattro sono i giri che mancano perché, come vedete, hanno concluso 2500 metri. Andiamo a vedere in questa fase il passaggio anche della prima atleta italiana, perché c'è in realtà una situazione che poco sorride in questo momento. Non è questa, Giorgio, la gara in cui ti aspetti il grande risultato? No, prima di tutto è una squadra che ha sofferto anche, si è sofferto anche i selezionatori per mettere assieme una squadra, perché in teoria una squadra potrebbe essere composta di sei atlete, ne hanno portate tre, di cui una è una maratoneta, Giovanna Epis, la Christine Santina giovane, la Ruffino invece è una specialista anche del cross, è anche la capitana della squadra femminile, ha fatto tantissime presenze. Mancano un po' tutti i vari pezzi da 90, altre atlete che sono infortunate o hanno fatto diverse scelte agonistiche, mentre Jasmine Chan comincia a mettere aria tra sé e tutte le altre. E guardate qua che livello di agilità, e qui sembra configurarsi, ma è presto per dirlo perché mancano ancora 6.000 metri, poco meno, sembra configurarsi una doppia gara, una con una lepre che se ne va e lascia tutte le altre su dietro, e tre per due posizioni che rimangono del podio. Quindi molto appassionante la gara dietro, ma insomma ancora sicuramente tutto da scrivere, tutto aperto. Beh, sì, le atlete stanno correndo verosimilmente da 3 chilometri, e la Slump adesso che ha superato Krammins e Grodbal e cerca di infittire le frequenze, di spingere, perché sa che se la Khan la lascia andare poi la puoi solo ritrovare al traguardo a farle i complimenti per la vittoria, quindi cerca di rientrare. Sembra assolutamente efficiente, bella corsa in spinta anche sul fango, brava la Svizzera. Grafica che ci ha ricordato anche la gara nella gara, perché si assegnano 6 medaglie con questa gara, 3 per la gara individuale, 3 per la prova squadre. È scorsa anche la classifica della prova squadre, dove Italia decisamente indietro. Abbiamo nella nostra grafica trovato anche il passaggio ai 2500 metri di Valeria Ruffino, la migliore delle italiane, in 36esima posizione, poco più dietro le altre due. Christine Santi era 42esima, però già parecchio staccata dalla testa, e poco dietro c'era anche Giovanna Epis in 53esima posizione. Dicevamo, non è questa la gara in cui ti aspetti il grande risultato. Ci aspettiamo qualcosa di interessante dalla gara maschile, dove Yeman Krippa, che su questo terreno è andato da poco a conquistare la vittoria nel Vidilet Varande Cross, gara internazionale di preparazione ovvia proprio a questo europeo. Yeman Krippa è sicuramente la punta, se non altro perché viene da 4 medaglie consecutive a livello giovanile, e allora ce lo aspettiamo nella gara maschile senior che vi proporremo subito dopo questa prova. Intanto la Chan è sempre a spingere col suo rapportone, però il distacco non è aumentato, anzi forse tende leggermente a diminuire sulla la spinta della Slump, quindi gara ancora molto, molto aperta, perché quando uno va in fuga e poi non riesce a dilatare il distacco, che rimane uguale. Quindi un po' strappi la gara della Schlumpf, che per la verità la vedi molto composta, anche molto concentrata. Poi ha lasciato per un attimo l'iniziativa alla Krammins, tra le inseguitrici, per così dire, di Jasmine Chan, e adesso è lei a prendere l'iniziativa. Qui il sole a baciare l'atleta turca. Beh, gli atlete sono anche atlete esperte, queste atlete sanno che devono correre ancora 13-14 minuti, quindi che la gara non è ancora arrivata a metà, e cercano di distribuire. Continua il forcing della Chan, perché ormai ha preso l'iniziativa, e le altre sono sempre lì a questi 3-4 secondi, che non vogliono, che vogliono dire tanto o poco. È importante vedere il prossimo chilometro, se questo distacco aumenta o no. Ecco, 3 secondi la Slump e 4 Krammins e Grodbal. Gara molto bella. Sono ancora là. Passaggio
Il passaggio a 12.31 ai 4.000 metri. È un gran signor. Male. È un passaggio perché vuol dire che stanno correndo su questo terreno che, ripeto, è molto fangoso e sembra un po' peggio di quello che è in realtà. Stanno correndo sotto i 3.10 al chilometro, che vuol dire correre molto forte. Sembra surfare su questo terreno, che hai fatto bene, Giorgio, a precisarlo. Visto da qua sembra davvero viscido, sembra davvero impossibile, ma in qualche modo queste atlete, che sono peraltro esperte e maestre di questo tipo di prove, riescono a cavalcarlo e a portare avanti la loro prova senza scomporsi quasi per niente. Adesso una piccola incertezza e difficoltà per Jasmine Chan, che però ha anche equilibrio invidiabile, e soprattutto dietro Schlumpf, che comincia a provare a fare da sé per l'inseguimento alla turca. Si sta avvicinando e si sta soprattutto allontanando dalle sue due rivali. Beh sì, con quel suo rapportone, quella sua corsa molto composta, però sembra avere un po' più di energie di Groddeval e Krummins, e si sta, cerca di avvicinarsi. Eccolo qui il replay proprio, sì, di quello che dicevamo, piccolo scivolino, dai, più che scivolone, per quel che riguarda Jasmine Chan, che poi ritrova la sua azione. Atleta molto giovane, lo dicevamo, sì, 22 anni ancora da compiere, e già capace di arrivare lontano per quel che riguarda questa disciplina, l'europeo che la vede già da 2 anni campionessa in carica, ma poi anche altrove, no? Anche su pista, atleta capace di un personale di 30-26-41 sui 10.000, che non è poca roba. No, anche se sull'età, Stefano, degli africani meglio non metterci neanche un euro, perché se pensiamo che Kipchoge, che è il primatista mondiale della maratona, a 19 anni aveva vinto i mondiali a Parigi sui 5.000 battendo niente meno che Elguer Rouge e Kenenisa Bekele. Qui la Schlumpf adesso ha messo su lei il rapportone e ormai è a un paio quasi, di secondi. Quasi a contatto con Jasmine Chan, che si volta e la vede e è anche forse un po' turbata da questa presenza che incombe dietro le sue spalle, perché forse pensava a altra gara, forse pensava a più facilità. Nel momento in cui si è tolta le altre dalla scia, pensava di, non dico avercela fatta, perché è consapevole che mancava ancora tanto, tanto, tanto da mettere sotto le scarpe, ma guardate qua, ricongiungimento sì, praticamente fatto. Addirittura sta soffrendo molto questa sorta di toboga, salita, discesa, con una Schlumpf che è sempre più in caccia, oramai è proprio praticamente nella scia, lì a 6-7 metri. Sta correndo molto bene questa atleta svizzera. E non parliamo di un atleta che scopriamo qui, perché chi noi ha seguito anche gli europei in pista a Berlino l'ha vista sicuramente cogliere questo splendido d'argento nei 3.000 siepi, proprio in quella dell'europeo di Berlino. Si parla di pochissimo tempo fa, perché era ad agosto proprio di quest'anno. Eccola qui il primo piano proprio dell'atleta elvietica Fabienne Schlumpf, 28 anni per lei, e come principale sicuramente risultato della sua carriera questo argento al recente europeo nei 3.000 siepi. Qui dietro adesso sono diventate da 1 e 3 a 2 coppie. Vediamo se la Schlumpf conclude l'inseguimento. Più che altro la Schlumpf cerca di, è andata in progressione, ha subito all'inizio l'attacco della Chan, poi ha staccato Krummins e Groddeval, e poco alla volta si è portata in scia. Vediamo se su questo tratto duro chiude questo gap, che oramai è ridotto sempre a 3-4 metri. Sembra quasi non avere fretta, Stefano, di riprenderla. Sembra. Hai citato prima, Giorgio, è una metafora ciclistica. Io che di quel mondo tutto sommato ogni tanto mi trovo a frequentarlo, la sta tenendo un po' in bagnomaria, si direbbe, in quello del ciclismo. Certo è che la controlla sicuramente Fabienne Schlumpf. Certo, la sua andatura, il suo correre ci autorizza anche a considerarla più in controllo di magari quello che sia, perché è molto composta, molto concentrata, non ha anche grande espressività sul viso per mostrare fatica, che però sicuramente sta sentendo. Certo, beh, è che con questa sua andatura molto particolare sta tornando sotto, ma è praticamente ormai un ricongiungimento avvenuto. Sì,
No, vediamo questo tratto qui sulle salite, sembra che la Slum vada su meglio e scenda, abbia più forza muscolare rispetto all'agilità, all'elasticità dell'africana. E dietro c'è l'altra coppia che tu hai ricordato, con Krummings e Grodwall, sempre un po' tagliate fuori dalla vittoria, però non distantissime. 5.500 metri, 17.11, e adesso è arrivata la Slump, adesso è arrivata, è arrivato, vediamo cosa farà, se andrà ad attaccare, sembra di sì, si affianca addirittura, la prova, passa davanti, la prova a passare e adesso anche prova davvero a testare l'avversaria, perché sulla onda anche dell'entusiasmo, probabilmente sull'onda di aver visto di poter andare più forte della grande favorita di questa prova senior, prova per le donne, la massima ovviamente per quel che riguarda le donne, e eccola qui Fabienne Schlumpf, proprio guidava in quel 3000 siepi dell'Europeo di Berlino fino all'ultima riviera, quando poi la tedesca Krause è andata invece a sopravanzarla, lasciandole un più che ragguardevole comunque argento. Qui Jasmine Chan però sì, non ci sta, non vuole darle, direi, uno spazio anche mentale, no? di capire che la soffre, quindi lei riparte. E poi è singolare il fatto che una stia tutta sulla destra del percorso e l'altra a sinistra, cercando tutte e due il terreno più compatto per poi ricongiungersi in altri tanti. La Krummings cerca di tagliare fuori la Grodwall per andare a prendere il bronzo, ma manca ancora un paio di chilometri circa. È la Krummings che a bocca aperta da un paio di chilometri abbondanti, qui dietro si rema in posizioni molto meno pregiate, perché davanti davvero grande spettacolo. Vado a cercare, caro Giorgio, ancora il passaggio delle nostre azzurre. Valeria Ruffino è passata 5.500 metri in 33esima posizione, c'è un piccolo una piccola scalata di posizioni per quel che riguarda l'atleta azzurra. Giovanna Epis è passata in 48esima posizione, poco dietro invece rispetto a Christine Santi, che è passata 41esima, scusate, al passaggio a 5.500 metri. La distanza, come vi abbiamo detto, è sugli 8.300 metri, e qui un'altra fase decisiva, perché si alternano in testa alla corsa. Adesso ancora Fabienne Schlumpf a provare a forzare e a lasciarsi dietro Jasmine Chan, davvero coraggiosa. Bello, la Svizzera. Beh, coraggiosa, perché qui sa che questo tratto le è più congeniale, ha buona forza muscolare, piedi reattivi, quindi sfrutta al meglio salite e discese, mentre la Krummings è sempre leggermente davanti. Però Grobdal però è tornato un po' Chan sotto, sta soffrendo, però non vuole assolutamente tagliarsi fuori, va addirittura, appena ritrova il piano, davanti a dare battaglia. Bellissimo questo braccio di ferro Turchia-Svizzera. E adesso questo è un nuovo forcing per Chan, perché è andata molto decisa a passare la Schlumpf e a provare di nuovo a rimettere distacco tra sé e un'avversaria che non si è scomposta però minimamente, continua adesso francobollata alla turca. Davvero un duello bellissimo per questa che è la prima di sette gare che vi proponiamo, non la prima in ordine cronologico per così come si sono svolte in quel di Tilburg, ma abbiamo un po' rimpastato per permettervi di vedere soprattutto per prime le gare seniores, le gare delle donne adesso, e poi attesa, tanta attesa per la gara degli uomini con Yeman Krippa e la squadra italiana, in quel caso al completo con sei elementi. Ma senza svelare niente, senza fare spoiler come si dice ormai nei tempi moderni, da non perdere anche le prove dei più giovani, e non dico il motivo e non dico perché, ma insomma seguitele, perché c'è anche da divertirsi. E qui ancora c'è molto da divertirsi per Fabienne Schlumpf, che continua a mettere tanta pressione su Jasmine Chan. Adesso è tornata lei a guidare, cercando la parte più asciutta qui del terreno, mentre Grøvdal è tornata di nuovo davanti a una Susan Krummings che sta sempre un po' più... Da sempre l'impressione, Giorgio, di far più fatica, ma è anche un po' il suo stile di corsa. Sempre prendendo un paragone col ciclismo, è una gara in salita, la Slump sale con un ritmo costante in progressione, e invece l'altra
si produce in una serie di... va un po' in difficoltà, poi si produce in una, in un'accelerazione, rapidità, frequenza, cerca di scappare via e ancora adesso c'è la situazione, sembra un duello all'infinito, vai avanti tu e vado avanti io e vediamo cosa succede. Siamo a 23 minuti. Presumibilmente nell'ultimo chilometro di gara, Stefano. Se qui si rilassano un po' troppo, si studiano un po' troppo, dietro non è che siano distantissime, si parla di una dozzina di secondi, esatto, per quel che riguarda anche Caroline Bjerkeli Grøvdal, ovvero la norvegese, Susan Kromins, l'olandese o neerlandese, come va di moda a dire adesso, ma sono lì dietro, nella stessa inquadratura, questa schiaccia un po'. Con l'obiettivo. È vero, ma sono indietro una 40-50 metri, adesso è la Grøvdal che ha preso, sta prendendo l'iniziativa, che finora era a inseguire, che era tenuta dalla Krummins, e mentre le Kahn e Slum si apprestano al braccio di ferro finale. Siamo a 800 metri circa dall'arrivo. E qui prova a prenderla in testa questa curva Jasmine Chan, così come fa Grøvdal, lingua fuori per Susan Kromins, che comunque sta facendo grande gara dopo aver lasciato la corsa campestre per, almeno per quel che riguarda l'europeo, negli ultimi 10 anni non aveva partecipato, lei che fu invece nel 2008 capace di conquistare l'oro tra le under 23. Qui Chan prova di nuovo a sferrare l'attacco, qui Susan Schlumpf, Fabienne Schlumpf deve un pochino faticare. Mentre la Grøvdal e la Krummins hanno un bel ritmo, la Grøvdal ha infittito le frequenze, sale veloce, riesce a entrare veloce nelle curve e a ripartire e cerca di avvicinarsi. Siamo davvero alla stretta finale, qualche metro a vantaggio della Kahn quando siamo molto vicini al traguardo. Sì, un minuto circa di tempo per decidere la vincitrice di questa medaglia che vale europeo. Numero 25 di corsa campestre, adesso un attacco molto deciso, quello di Jasmine Chan, ma guarda Fabienne Schlumpf, Giorgio, non sta comunque anche a livello di grinta esprimendo in questa gara? Ma sai, mi sembra quasi fin troppo compassata l'atletica elvetica, in realtà magari è una mia battuta, ma guarda la Grøvdal ha cambiato ritmo, è a 2-3 secondi, sale a velocità doppia rispetto alle avversarie. E ci stiamo avvicinando davvero al rettilineo d'arrivo. 28 anni per Caroline Bjerkeli Grøvdal, che a questo punto, lo dicevamo prima, vuole salire ancora una volta sul podio, ma questa volta vuole provare a scalare una posizione. Lei è stata terza, ormai in tutte le ultime edizioni, sarebbe la quarta medaglia consecutiva e quasi ce l'ha in tasca, ma vuole provare anche a mettere nel mirino, le ha messe nel mirino Schlumpf e Chan, gara tutta da decidere proprio negli ultimi metri ancora, molto bella. Tre atlete in una decina di metri, con la Chan che cerca di tenere, ha lanciato la volata la Schlumpf all'esterno. Però vediamo, manca davvero manca pochissimo poco. Chan con Schlumpf dietro, vediamo se l'elvetica riesce, ma no, è ancora lei, ancora Jasmine Chan, in una gara che però ha visto una splendida medaglia d'argento per la Fabienne Schlumpf, che fino all'ultimo metro l'è stata lì, ma poi che recupero, forse con un pelo di ritardo per Caroline Grøvdal, che si mette a soli 2 secondi dalla medaglia d'oro, bronzo però per lei. Probabilmente ha speculato troppo sulla sua capacità di finire la Grøvdal, per come ha finito, è arrivata a 2 secondi dalla Chan e a 1 secondo della Schlumpf. Però la Chan è quella che ha determinato la gara, diciamo tutte e tre le medagliate hanno fatto il loro e entra nella storia la Chan col terzo vittorio, 26:04, se è vero che sono 8 km e 300 vuol dire aver corso intorno ai 3-10 al chilometro, Stefano. È già oro ancora per una volta per Turchia, è il terzo consecutivo per Jasmine Chan, argento per la Svizzera con Fabienne Schlumpf, bronzo per la Norvegia con Caroline Grøvdal. Stavo guardando, Giorgio, il passaggio delle altre atlete, ne è passata adesso in 11ª posizione Maureen Koster, altra atleta dei Paesi Bassi che ad un calcolo molto empirico sono in lotta con la Gran Bretagna per il titolo. Perché quarta posizione per Susan Kromins, quinta per una connazionale Jip Vastenburg, poi sono passate Elena Burkhardt per la Germania e ben 4 atlete della Gran Bretagna contano le prime 3. Esatto. Mentre cosa mi fai notare, Giorgio? Il momento in cui Jasmine Chan qui
magari non ne aveva la slump, non doveva lasciarle prendere quei 3-4 metri, perché poi proprio per questa capacità che ha lei di innestare le frequenze, invece lei come cambio non ha il cambio secco la slump, quindi doveva, come si può dire, a livello calcistico placcarla, starle appiccicare. Doveva marcarla più stretto decisamente. Sì, magari seduti a commentare è più facile da dirsi, però comunque gran bella gara con due protagoniste e una terza che forse ha qualcosa da rimproverare. Chissà se questo sprint l'avesse fatto partire prima la Grøvdal. Intanto la conferma che i Paesi Bassi con 20 punti, frutto del piazzamento in quarta, quinta e undicesima posizione, 4 più 5 più 11 fa 20, è così che si determina il punteggio per quel che riguarda la gara squadre, va in prima posizione davanti a Gran Bretagna e Germania. Andiamo a cercare il risultato finale perché stanno arrivando proprio adesso le azzurre. Valeria Ruffino chiude in 39esima posizione, mentre Christine Santi è 47esima e Giovanna Epis 49esima. Stanno concludendo la prova proprio in questo momento, hanno concluso proprio pochi secondi fa. Italia una prova. 135 punti, 13esima però su 14 squadre iscritte. Eccola qui la grafica, tra poco andremo a scoprire anche la prova maschile che molta attesa ci lascia. Questa è la grafica che ci conferma la vittoria ancora per Jasmine Chan davanti a Fabienne Schlumpf, davanti a Caroline Bjerkeli-Grøvdal. A tratti gelido, a tratti piovoso, a tratti un po' più clemente, e qui gli otto top atleti, tra cui c'è un nome italiano, quello di Yeman Krippa. È la prova più attesa anche in ottica azzurra, questa dei senior uomini, perché Yeman Krippa viene da 4 medaglie consecutive a livello giovanile, compresi i 2 ori under 20 nel 2014 e 2015. Questo il percorso che affronteranno per 10.000 e 300 metri. Finisco col dire che la squadra italiana è al completo con 6 elementi. Il ritorno dopo 5 anni dall'ultima volta di ingegner Daniele Meucci, ma anche Ahmed Almasuri, Marwan Razin, Andrea Sanguinetti e Nekagenet Krippa, fratello maggiore, su cui c'è una storia che è interessante poi raccontare. Ma Giorgio Rondelli, la cosa fondamentale è che se c'è una gara su cui puntare forte, sia individualmente che a squadre, forse è questa. Beh, sicuramente abbiamo intanto Krippa, tu hai già nominato le sue medaglie. Krippa avrebbe potuto partecipare anche alla gara Under 23, ha scelto questa gara e questo gli fa onore, e poi è stata anche una scelta intelligente. Poi un grande recupero è quello di Daniele Meucci, da tanti anni che non faceva il cross, ricordiamolo, grande medaglia di bronzo a Budapest quando vinse Andrea Lalli, che ahimè è diversi anni che è un po' fuori dalla mischia. Poi ci sono ottimi atleti, anche campioni italiani. Qui intanto vediamo i due fratellini più grandi, ma Erik Ingebrigtsen e Filip Ingebrigtsen hanno aperto. Come distinguerli, Giorgio, secondo te, così a prima vista? Ma Erik c'ha un baffone molto... Intanto che sono tutti e tre molto competitivi, hanno fatto grandi tempi, hanno vinto titoli europei sui 1500, e poi ci sono atleti solidi come Marwan Razin, Ahmed Almasuri, e poi due atleti assolutamente ritrovati dopo infortuni e vicissitudini varie, che sono Andrea Sanguinetti e Nekagenet Krippa, il fratello anche lui adottivo. Eccoli qua. Yeman Krippa, 22 anni, Fiamme Oro Padova per lui, il fratello Nekagenet, fratello maggiore, è per la Trieste Atletica, mentre Daniele Meucci, così come Marwan Razin, per il centro sportivo dell'esercito, Ahmed Almasuri dell'Atletica Casone Noceto, Andrea Sanguinetti Fiamme come Oro. Krippa, Fiamme Oro, e qui il team olandese, il team norvegese abbiamo visto soprattutto con i due fratelli qui, Ingebrigtsen, e qui anche ovviamente vedremo il team turco ancora una volta da seguire, con tre atleti che di turco hanno acquisito molto ma originariamente poco, come Kan Kigen Özbilen Araskaya e Polat Kemboy Arikan. Uno dei migliori spagnoli, Adel Meşal. Qui le squadre, Stefano, forti sono diverse. Beh, i turchi strafavoriti con questo terzetto di kenioti naturalizzati che hanno vinto in varie occasioni. Poi c'è la Spagna, poi c'è la Gran Bretagna, l'Italia e anche il Belgio. Curiosità dei due fratelli Ingebrigtsen, che sono due corridori di pista,
Sicuramente se sono venuti qua, sicuramente preparati. Vediamo cosa possono fare. Crippa è dato in lotta per una medaglia, il pronostico ci sta, però i contendenti sono davvero tanti. E atleta che se riuscirà a stare a galla fino al finale, ha un finale molto importante e potrà lottare per le medaglie, ma resistere non sarà facile. Subito i belgi davanti. Altro atleta di origine keniana, Isaac Kimeli, è stato il campione europeo tra gli under 23 nel 2016, atleta che quindi ha provato la partenza molto forte subito. Abbiamo visto passare con il suo cappellino anche Daniele Meucci, poco più dietro della testa del gruppo. Mi sembra di vedere già anche Azzurro in prima fila, perché qui è Sanguinetti che sì, prova a fare gara di testa fin dal principio. Sono tanti atleti in questa gara, guardate il gruppone allungato, quanto occupa di questo, in questa prima parte. Beh, forse bisogna avere coraggio, ma neanche troppo, perché poi i primi 500 metri, il primo chilometro fatto a tutta, si può pagare un po' più, partiti in maniera un pochino più meno ardimentosa. Crippa, che però si sta pian piano risalendo, lo vediamo già nei primi 10, e soprattutto Meucci, che è molto esperto, che e guarda questa inquadratura, Giorgio, ci sono i due vincitori dello scorso anno, per meglio dire il vincitore, ovvero Özvilén, e il secondo proprio dello scorso anno di Chamorin, sì. 2017 ad El Meshal, corridore. Ecco Yaman Crippa che risale al centro con Henrik Ingebrigtsen e i suoi baffoni, subito seguito da Filip Ingebrigtsen proprio dietro. Molto bene gli italiani, sono partiti tutti nelle prime 25-30 posizioni, vediamo anche El Mazzuri, bene, l'Italia è partita con determinazione a caccia di una medaglia a squadre, mentre Crippa chiaramente insegue una medaglia a livello individuale. Ecco, manco a dirlo, fanno il trenino i due norvegesi lì poco più dietro rispetto a Crippa, a Sanguinetti e a Meucci, poco più dietro, lo riconoscete anche dal cappellino, Daniele Meucci. Il blocco dei turchi comincia a essere abbastanza inquietante lì davanti. Beh, subito dietro a El Meshal, loro hanno qui fa qualche problema per uno dei tre, e credo che sia proprio Özvilén il vincitore in carica, il campione in carica. Adesso problemi anche per Kaya, dicevo, dei turchi, che loro hanno un po' nel loro DNA quello di provare a fare gara anche dura, anche gara di testa, anche gara coraggiosa. Beh, loro sì, anche perché hanno un po' di risultati in pista. Ancora bene Crippa, bene anche Sanguinetti, Razin anche nei primi 15-20, quattro italiani nei primi 20, ma davanti ci sono anche le altre squadre, partiti molto molto tranquilli, addirittura oltre la 20ª posizione. Ecco il problema per Özvilén, sì. È proprio proposto dalla regia con il prezioso supporto tecnico qui da noi di Mimmo Castaldo, e continuano a fare una buona gara, direi, macchie azzurre che continuano a essere nelle prime posizioni. Yaman Crippa però Crippa proprio in ottima posizione, e ottimo anche Razzini e Sanguinetti nei primi 15, e subito dietro di loro un esperto Meucci, che può fare gara un po' più tattica, no? Rispetto ai più giovani, non ce ne voglia l'ingegner Meucci, che è atleta che non scopriamo oggi, ma dall'alto della sua esperienza può anche provare a temporeggiare in una prima fase. Crippa è nella sua solita posizione che tiene dal punto di vista tattico, in coda al gruppo di testa, quindi può scegliere le traiettorie e vedere davanti come si svolge la gara in chiave tattica. Vediamo cosa succede. È Meshal, mezzofondista veloce, uomo da 3,33 sui 1500, che sta provando ad allungare le distanze. Negli ultimi anni ha fatto sempre bene, pagando sempre un po' la distanza, e poi ci sono i vari Arikaya. Molto molto bene Yaman Crippa, che qui va a passare nel primo gruppo. Ci sono due atleti igualmente di origine africana, ma per la Svezia Abraha
è quello che è andato a passare al primo intermedio ai 1500 metri in testa, e stanno facendo gara molto veloce qui davanti, esatto, a Del Meschal soprattutto, che adesso si riporta davanti, dicevamo, di questo atleta che forse era il principale tra i pretendenti non turchi al titolo Kaya 2018, perché vice campione in carica, ma poi quest'anno e negli ultimi anni anche un po' abbonato ai quarti posti a Del Meschal, perché è stato quarto ai mondiali di Londra lo scorso anno nel 2017 sui 1500 metri, e poi anche nei 10.000 degli europei di Berlino quest'anno, proprio questo atleta spagnolo di 28 anni e di origini marocchine è passato ad essere uno spagnolo, cittadino spagnolo, nel febbraio del 2013, ma vive in Europa e vive nel paese iberico nel 1995. Ogni sottolineatura di questo aspetto, che vale anche per il nostro Yeman Crippa, è puramente voluta. Beh, intanto Meschal tira e subito i turchi Kaya e Arikan, e qui vediamo Ovzilen, cercano a loro volta di dargli dei cambi, mentre viene avanti con assoluta decontrazione Filip Ingebrigtsen, mentre il fratello più anziano Erika ha perso qualche posizione. Anche Meucci sta scalando importanti posizioni, è proprio in scia rispetto a Erik Ingebrigtsen, Daniele Meucci, e si sta riportando a contatto con il primo gruppo. Adesso di nuovo Turchia, di nuovo Kaya a guidare. Qui si appoggiano, Giorgio, anche alla balaustra, alla transenna, con la mano per mantenere l'equilibrio. Tutto lecito, tutto permesso, anzi tecnicamente è raccomandabile. Sì, anche perché noi stiamo facendo vedere le gare con un ordine particolare. Quando i senior hanno corso, avevano già corso 5 categorie, quindi il terreno comunque si è appesantito, un po' più facile scivolare. Ecco, qui vediamo il gruppetto dei primi 10, fila ancora molto allungata, sempre Arikan, Kaya, Meschal in sesta posizione, il nostro Crippa che sta facendo una buona gara, è un ottimo Meucci, e altri due italiani, tutti molto molto bene gli italiani. Andiamo a studiare un po' anche l'espressione, l'azione di Yeman Crippa, che mi è sembrato passare in buon controllo. Qui il gruppetto proprio con l'altro Crippa, con El Masuri e con Meucci, esatto, lì a ridosso delle primissime posizioni, molto bene. Si è fatto avanti anche quello che avevo citato erroneamente con lapsus, che era sì freudiano dal punto di vista atletico, perché Hassan Chadli, il quarto di Chamorin 2017, il francese, si è portato nel primissimo gruppo, sta faticando, e questa è una mezza sorpresa. Un po' invece Özvilen, il vincitore uscente, mentre sta perdendo qualche posizione Marwan Razin, che un chilometro e mezzo fa starà davanti. Ancora forcing turco con Meschal e gli altri, Crippa è in sesta posizione. Vediamo, adesso si stanno definendo il gruppo di testa, sono in pratica in 9. L'ultimo del gruppetto è Filip Ingebrigtsen, che sembra che stia facendo un allenamento, tanto corre in maniera disinvolta, tecnicamente stupendo. Un po' più indietro il fratello Henrik, che è appena davanti a Crippa e a Meucci. Davvero è una bella prova anche quello di Nekagenet Crippa. Allora, Giorgio, parliamo di questo ragazzo che si era un po' perso per strada, ma diciamo che l'atletica l'aveva un po' perso per strada, diciamola così, no? Sì, beh, lui era molto bravo. Qualcuno, anzi, di Trento diceva che lui addirittura aveva più talento di Yeman Erbakan. Questo non lo so, non mi sento di dirlo. Poi aveva avuto degli infortuni, si era un po' perso, sembrava addirittura sul punto di lasciare l'atletica. Poi gli ha lanciato un'ancora, un salvagente, il CUS Trieste, il tecnico Roberto Furlanic, è andato a vivere a Trieste, si è ricostruito poco alla volta, e quest'anno è riesploso Sgonico, proprio la campestre organizzata dal CUS Trieste l'11 novembre, con una bella vittoria. Maglia azzurra poi conquistata e legittimata a Osimo due settimane dopo, e adesso è lì. Eccoli là, eccoli 20, lì. 21 e 23 per Crippa 2, diciamo, Meucci e El Masuri contano
per la gara squadre, i piazzamenti, lo ricordiamo ancora una volta, a fare primo, secondo e terzo si fanno 6 punti e lì sicuramente la vinci la prova certo. squadre, ma poi ovviamente il punto è la somma dei piazzamenti individuali. Qui si corre per la nazionale azzurra per una possibile doppia medaglia, chissà, andiamo a vedere. Sicuramente fanno paura i turchi, ma fa paura ma anche il norvegese, anche Inge Brinze, che era fino a un chilometro e mezzo fa era oltre la 20ª posizione con il fratello, e adesso addirittura è in testa e sta mettendo un po' la frusta e gli altri favoriti. Sinceramente pensavo che avrebbero potuto far bene, ma di vederlo in testa con questa disinvoltura, questa padronanza dei suoi mezzi tecnici, no, non me l'aspettavo. Crippa sempre con me, ce l'aspettavamo, in coda al gruppetto, in fase di controllo. Ci stiamo avvicinando al quarto chilometro. Allo split dei 3.000 metri, dei 3 chilometri percorsi, Italia in quinta posizione della prova squadre. Yaman Crippa è sempre lì a contatto, dicevamo, dei... tre fratelli Ingebrigtsen, Henrik e Filip gareggiano in questa gara, mentre più forte dei tre, sono maligno se lo dico, chissà, no, in prospettiva potrebbe essere... No, puoi dirlo, ma anche perché è un dato di fatto. La doppietta di Berlino ci è rimasta negli occhi per Jakob Ingebrigtsen, che però gareggia ancora, pensate, ha vinto tra i grandi a Berlino, ma qui gareggia ancora tra gli under 20. Allora, Jakob ha già vinto due volte il titolo juniores, ma essendo allievo, quest'anno è il primo anno junior. Beh, lui avrebbe potuto anche gareggiare qua. Poi vedremo cosa farà nella sua gara, ma avrebbe potuto, qui poteva vincere la categoria under 23, qua forse no, però sicuramente sarebbe stato in questo momento nel gruppo di testa, che è condotto da Filip Ingebrigtsen, impressionante. Per serenità, decontrazione, Crippa è sempre lì, bene, siamo oltre il 4 km, vediamo passare Meucci che va a passare proprio Henrik Ingebrigtsen e continuano a collocarsi nelle posizioni buone, nelle posizioni che possono portare ad un buon risultato per quel che riguarda la classifica importante dell'Europea squadre. Molto bene Yaman Crippa, che sta correndo anche per un buon risultato, per un piazzamento da podio, chissà, per quel che riguarda la sua prova individuale. Dicevamo ancora degli Ingebrigtsen, che si sono allenati tutti e tre insieme in altura in questo periodo a Flagstaff, Arizona, oltre 2000 metri sì. sul livello del mare, e finora, per quello visto, questo trattamento funziona molto bene per Filip, ha funzionato un po' meno bene per il più esperto e baffuto Henrik, e qui passa ancora Filip Ingebrigtsen davanti a Erskaya, dal Meschal, Isaac Kimeli, Solomon per la Svezia, Ari Khan, poi Crippa, e occhio che torna sotto Esbilen. Ci sono anche due britannici nella prima parte, qui soprattutto per Crippa, da non perdere le code della prima parte del gruppo. Tre italiani qui, li vediamo sulla sinistra del teleschermo, Meucci, Negagenet, Crippa e El Mazzuri. Siamo quinti, però siamo il punteggio è molto ristretto, al di là della squadra turca, che avendone tre nei primi 8-9 atleti era la favorita, si sta confermando sul campo. Come si sta confermando sul campo? Bravo Yaman che rimane lì perché era importante non lasciar sfuggire il primo gruppetto. Sono ancora in 3-6-9 direi, e ci sono i soliti tre turchi che, se rimangono lì, ipotecano ovviamente l'oro per quel che riguarda la prova a squadre, ma insomma manca ancora, siamo circa a metà gara, qualcosa di meno. Ci avviciniamo al quinto chilometro, certo che potendo correre negli under 23 ha scelto una gara tecnicamente di alto livello. Il livello di questi atleti qua è elevatissimo: Ingebrigtsen, Meschal, Kaya, Riccano, Bzilen, Solomon, Kimeli, cioè ha molti avversari, quindi molti avversari da tenere sotto controllo, e sapendo che il ritmo sarà elevato perché i turchi continueranno a spingere. Comunque per ora un Crippa molto lucido, molto presente, è in coda al gruppo, ma penso che sia una sua scelta tattica. Ma Yaman Crippa è grande, già atleta di questo livello tecnico, e ci piace
anche questa sua scelta di volersi cimentare con i più forti, perché l'abbiamo visto insomma all'europeo splendido di Berlino per lui sui 10.000 metri, e adesso può cimentarsi anche al cospetto di questi ragazzi. E qui proprio la regia che va a pescarlo in primissimo piano, in apparente anche controllo, sì, in qualche modo. Beh, lui è agile e elastico. Negli ultimi anni nel campionato Under 23 ha pagato un po' i finali a Chia contro Chimeli, e quindi un bronzo, e poi un bronzo anche l'anno scorso quando Gressier, Jimmy Gressier, che è il favorito della gara Under 23, e l'altro francese l'hanno attaccato a 300 metri dall'arrivo e l'hanno tolto di ruota. Qui ha scelto questa gara ed è lì incollato questo otto uomini al comando su questo bellissimo tratto molto spettacolare, salite e discese. Quindi è un europeo bello. Sicuramente multietnico, peraltro, per motivi diversi, e distinguerli non è esercizio così superfluo, perché tre keniani diventati turchi grazie a campagna acquisti anche ingaggi, insomma, tanti soldini, ecco, per loro, che vanno forte e se lo meritano, per carità. Altri come Chimeli e Meschal sono arrivati ad essere cittadini dei loro paesi, Belgio e Spagna, dopo aver vissuto tanti anni. Per Yeman Krippa c'è una storia anche importante di questa coppia milanese, Roberto e Luisa Krippa, esatto, che hanno adottato i due fratelli Yeman e Nekagenet, e si sono stabiliti poi nel 2003 in Trentino, vicino a Tione, dove Yeman Eberhan, il nome vuol dire il braccio destro di Dio, e poi noi lo abbreviamo in Yeman, che è un pochino più facile, e cominciava a giocare a calcio. Poi Marco Borsari l'ha avviato alla corsa, dopo purtroppo la scomparsa dell'allenatore, è passato sotto la guida di Massimo Pegoretti, ex mezzofondista delle Fiamme Azzurre, e una guida che dà i suoi frutti. E qui l'hai sottolineato tu prima, qui siamo a 16,53, 6 chilometri, praticamente sono in otto, ma o naturalizzati o adottati, sono tutti africani a parte Ingebrigtsen, che sicuramente è un europeo a tutti come gli altri, poi però lui ed è curioso, è nato in Italia, è l'unico che sta lottando contro altri sette atleti. Krippa sempre in coda, però il ritmo elevato, perché stanno spingendo molto. Siamo a tre quinti di gara. Adesso prova a fare la voce grossa il campione in carica Esbilen, con Kaya sempre dietro, stanno spingendo adesso, Adel Meschal lì incollato, e Isaac Chimeli ancora lì, Filip Ingebrigtsen non molla un metro, chi adesso sta un po' faticando è lo svedese Solomon, Krippa. Che però prova a reagire proprio adesso, intanto andando a riprendere Solomon, e lo sai, guarda Giorgio, che è difficile, ha alzato un po' l'andatura, ma qui è un momento chiave di questa corsa. Ma d'altronde deve rispondere subito. Qui stanno andando via i cinque atleti migliori, poi riprenderli da solo diventa un problema. L'Italia intanto nella classifica è lì. Krippa cerca di chiudere questo gap, che non è ancora definitivo, ma comincia a essere importante. Certo, se i turchi continuano a fare così, a darsi i cambi e a spingere, sarà un po' difficile. In questo momento un po' a difficoltà il nostro azzurro. È il più esperto dei tre turchi, che sta provando di nuovo a confermarsi come campione in carica di questo europeo. È il 25esimo questo, Kaan Kegan Özbilen ha 32 anni, dietro di lui c'è Araskaya, 24, e poi Isaac Chimeli, atleta ancora piuttosto giovane, 24 anni anche Chimeli, e poi Adel Meschal e Filip Ingebrigtsen, che fa gran paura a tutti, sì, secondo me, perché è molto rilassato, corre molto rilassato. Qui un segnale negativo per Krippa è che non è più lui a condurre l'inseguimento, ma è Solomon, e quindi vuol dire che faticava, che comincia a faticare, mentre i turchi fanno continue accelerazioni.
su queste rampe con, insieme a Chimeli, Meschal e Ingebrigtsen. Ecco qui Solomon che cerca di chiudere quando... Soprattutto si è pista l'atleta svedese, 24, quasi 25 anni, è così 94, ma di primi giorni di quell'anno qui da chiudere. Intanto su Solomon è bene, è riuscito a farlo Jeman Krippa, ma qui anche dovere di provarci per andare a riprendere il primo gruppo che vale le medaglie: Özbilen, Kaya, Chimeli, Meschal e Ingebrigtsen, Philip lì dietro, Henrik Ingebrigtsen non si vede più, hanno fatto una vittima illustre nel loro forcing Özbilen e Kaya, perché Arikan è rimasto invece molto più attardato rispetto ai suoi connazionali, complicano un pochino, ma insomma si fa per dire, anche la loro leadership della gara a squadre. Certo che difficilmente, a meno che non vada alla deriva, perché sì, se Arikan dovesse andare alla deriva, non che glielo auguriamo, possono cambiare tutte le cose per quel che riguarda anche la prova a squadre. Beh, intanto vediamo che Philip Ingebrigtsen continua a muoversi con l'istinto del killer, è stato a speculare su Meschal fino a quando Meschal era competitivo, poi quando ha visto che non ne aveva più l'ha scavalcato e si è portato nel poker al comando con Özbilen, Kaya e Chimeli. 5 secondi di ritardo per uno Jeman Krippa che adesso è nella fase più difficile, ma qui arriva Meucci. Un ottimo recupero Daniele Meucci dietro a un terzetto di britannici da seguire con attenzione, perché poi diventano i rivali per quella prova squadra che qui vale comunque titolo europeo. Quindi attenzione al recupero di Meucci, vediamo dove passa il terzo azzurro. Ahmed El Masuri è 23esimo, con Kagenet Krippa subito lì nello stesso gruppo, quindi è una buona situazione. Il calcolo adesso è ancora difficile da fare, ma siamo in orbita possibile podio per la prova squadra, o perlomeno possiamo continuamente lottare fino all'ultimo metro. Qui diciamo che questi quattro stanno cercando di hanno preso il largo. È il ghigno di Philip Özbilen che sta facendo adesso più fatica proprio sul forcing di Araskaya. Ingebrigtsen quasi in maniera subdola quasi spinge a mantenere alto il ritmo a Özbilen, mi pare. Erano tre, sono diventati uno e mezzo, via, perché Araskaya sta lasciando dietro anche Özbilen. È anche parzialmente sorpresa, per quanto questi tre potessero essere quasi intercambiabili. Siamo a ridosso, questo è lo split, ancora quinta posizione per l'intermedio ai 7500 metri di gara che si disputa sui 10300 metri. Siamo ancora lì a ridosso del podio per quel che riguarda il calcolo della prova squadre. C'è da fare un ultimo sforzo importante sia per Jeman Krippa, che ha nel mirino Solomon e Meschal, e soprattutto deve mantenere. Bisogna vedere Stefano quante energie ha. Lui è un gran combattente. Questo è Daniele Keimi, il marito di Rosalba Console, ma è diventato anche l'allenatore di Meucci. E ha appena urlato, l'avete sentito, perché via che sono lì davanti. Perché bisogna... i conti che stiamo facendo noi sulla gara li sta facendo lui, capisce che magari a dirgli guarda, se rimontiamo qualche posizione magari il bronzo è ancora alla nostra portata, mentre davanti i primi tre hanno preso il largo. Ci siamo ahimè persi per strada Marwan Razin, che si è ritirato poco dopo metà gara e non ha completato questa sua prova. Intanto Philip Ingebrigtsen va a forzare addirittura l'andatura, non vuole far rientrare Özbilen. Più che altro intelligentemente, come era successo anche per la Jamin Chan, vuole stare davanti, perché stare davanti in una corsa campestre, soprattutto con questo percorso, prendi le traiettorie che vuoi, prendi il tratto più corribile, e poi soprattutto si sente bene, guardate che è in assoluta decontrazione, e vedere un europeo a bianco che sta mettendo alla frusta tutti i vari kenioti
turchi e chimeli, no, è una novità, è un po' una novità assoluta. Ma che daranno da mangiare in casa in Gbritzen? Lo voglio anch'io, non lo so. Lo voglio anch'io per questi tre fratelli che davvero sono uno più forte dell'altro, e quello più forte, quello più giovane, così è l'impressione, e soprattutto l'impressione che abbiamo avuto dall'europeo con doppietta 1.500-5.000 per Jakob, che era in qualche modo quello che meno ti aspettavi, se non altro perché era ancora minorenne, praticamente atleta davvero di grandissimo livello. Beh, qui ci avviciniamo, siamo intorno a 1.400 metri dal termine, quindi dovrebbero iniziare l'ultimo giro. Philip, a differenza degli altri, è anche un grande corridore di 1.500, quindi in una probabile volata dovrebbe avere almeno sul piano muscolare qualcosa in più di Chimeli e di Kaya. Sesto Yeman Krippa, che è andato a saltare del Meshal, Solomon è lì davanti, eccolo lì che sta, per la verità, un po' scappando via rispetto all'azzurro, ma ancora una buona prestazione da Daniele Meucci, che è in decima posizione, molto bravo l'ingegnere Meucci, che tornava dopo 5 anni di assenza dal europeo di corsa campestre, ritrovato e per fortuna con un decimo, Stefano, e un sesto e un ventunesimo adesso proprio, guarda di chi, Nekagenet Krippa, è davvero stiamo lottando davvero alla grande. Quando siamo a 700-800 metri dall'arrivo e ormai c'è la conta finale, devono Kaya e Chimeli devono cercare di togliersi l'ombra maligna di Ingebrigtsen, di Philip, che ha una bella facilità di corsa. E lì dietro però c'è ancora attaccato il campione in carica, Kankigen Yesbilen, ed è comunque una presenza non proprio rassicurante per nessuno dei tre, perché qui medaglie non sono assegnate questi tre, perché guardate, non ancora lì. Però sai, a questi livelli, con Kaya che fa la locomotiva davanti, sta portando in carrozza la volata finale in Gebritzen. Qua siamo a poco. È vero che anche Özvilen è più fondista che mezzo fondista. E poi qui la grafica che ci piace vedere, terza posizione provvisoria, quando manca fino al penultimo giro, per così dire, al suono della campana dell'ultimo giro per la squadra azzurra, allora tenere quella posizione che comunque vale molto. Isaac Chimeli adesso a provare a testare Philip Ingebrigtsen, che reagisce però subito. Özvilen si volta, non sembra avere gambe per andare a riprendere il terzetto di testa. Medaglie assegnate per quei tre probabilmente, ma chi oro, chi argento e chi bronzo? Beh, intanto Ingebrigtsen ha voluto affrontare questo tratto anche un po' pericoloso, evitare cadute, stare davanti, e ormai credo che siano negli ultimi 400 metri di gara. Stefano è davanti, vuole stare davanti, vuole iniziare il rettilineo e vuole andare sul diritto e essere davanti, e sembra che addirittura ci stia riuscendo. Kaya è in difficoltà. Forcing del norvegese, davvero ottimo invece, e anche in qualche misura sorprendente Isaac Chimeli. Sembra che corra c'è fango, ma sembra che corra sul tapis roulant, ultimi 200-250 metri. Chimeli gli sta attaccando, e addirittura in grande spinta Isaac Chimeli, il campione europeo tra gli under 23 due anni fa nel 2016, prova a trovare un varco per superarlo. Ma davvero non un finale magnifico per Isaac Chimeli, il belga, che però rimane dietro. Lo aspettava, secondo me l'ha controllato e adesso ha messo sul rapportone e lì vola verso il traguardo. Philip Ingebrigtsen lo guarda dritto. Isaac Chimeli adesso ha dato tutto quello che poteva, ma vince e con bacio ai bicipiti Philip Ingebrigtsen. Gara magnifica, 10 lode per lui, 10 meno, ma solo perché non ce l'ha fatta per un attimo Isaac Chimeli. Arashkaya in terza posizione, arriva anche Kankigen Özvilen in quarta, aspettiamo con ansia vera Yeman Krippa e gli altri azzurri, perché ci può scappare il risultato. Bravissimo, e va a passare proprio sul ultimo metro
Harry Kane, sesta posizione per un ottimo comunque Yeman Crippa, qui Adel Meshal, poi Mark Scott per la Gran Bretagna, Sean Tobin per la decima posizione e l'undicesima di un bravissimo Daniele Meucci, 11 più 6 fa 17. Andiamo a vedere qual è il punteggio della nazionale azzurra con l'ultimo arrivo che dovrebbe essere l'altro Crippa. E scorrono un altro spagnolo, un altro britannico, questi altri britannici non fanno più classifica. Eccolo qui, Nkagenet Crippa che passa in ventesima posizione, somma veloce ci porta a quanto? 37? Fatto 37, bene, conti? Sì. 37 punti, la Turchia è inarrivabile con 14 punti, Gran Bretagna 34 e se la matematica mi sorregge e il monitor anche, perché sennò spaccio questi calcoli per miei ma sono del computer, Spagna 38, Belgio 38, vuol dire che per un punto Italia medaglia di bronzo ed è un bellissimo risultato di squadra. L'Italia tra l'altro a 100 metri dall'arrivo non era medaglia di bronzo, perché poi le volate vincenti di Crippa su Harry Kane e del fratello Nkagenet sul belga Tasama gli hanno permesso di prendere abbiamo preso due punti più perché con lo stesso tempo di questi due avversari battuti. Quindi ragazzi, Italia... anche con la lucidità di sapere quanto conta quel piazzamento, a prescindere dal piazzamento individuale, perché conta per la squadra, e spirito di squadra e lucidità nel finale e gambe. Ma bravi anche i dirigenti, hai visto quanto si agitava Caimi, perché è chiaro che a quel punto lì gli dici qual era l'obiettivo, era la squadra, perché ormai Crippa per le medaglie non poteva lottarli, guardate ragazzi che ve la state giocando, e tutti hanno spinto sul traguardo, bastava che uno non vincesse la volata e poi probabilmente per i migliori piazzamenti saremmo finiti dietro o il Belgio o la Spagna, che sono finiti a un punto da noi. Norvegia che finisce per la verità lontana perché mancava il terzo. Con il terzo Ingebrigtsen, chissà, è arrivato anche abbastanza lontano per la diciottesimo, verità. Henrik, diciottesimo, è passato adesso Tom Erding, Kerbo, che è arrivato in 36esima posizione. Sesta posizione a squadre per la nazionale scandinava. Stefano, se Jacopo non avesse fatto, non farà la gara Under junior, 20. Avesse fatto la gara assoluta, avrebbero vinto la classifica. Classifica individuale vinto. Il bel sesto posto. Parliamo anche della sua prestazione individuale, coraggiosa e tenace. E poi qui siamo al cospetto di atleti top. Ma io credo che neanche lui probabilmente si aspettasse intanto un Felix Ingebrigtsen in questo spolvero, perché onestamente anch'io che sono un po' vecchio del mestiere pensavo che potesse far bene, ma addirittura che mettesse dietro tutti gli altri, e poi ha trovato una gara che conferma il suo valore, non è un Crippa ridimensionato, attenzione, un sesto posto per un atleta che è classe 96 è un gran piazzamento in una gara di assoluto livello. Gara magnifica, quella che è il fango, la sabbia di Tilburg ha ospitato, questa è la grafica che ci piace di più perché ci mostra un 3 vicino alla bandiera tricolore, che significa anche una premiazione che adesso andremo a proporvi proprio per lo squadrone azzurro. Lo ricordiamo, 6 atleti al via di questa prova senior, i due fratelli Nkagenet e Yeman Crippa per Trieste Atletica e Fiamme Oro Padova, Ahmed El Masuri per l'Atletica Casone Noceto, Daniele Meucci e Maror Rasin per il Centro Sportivo Esercito e Andrea Sanguinetti del Fiamme Oro Padova. Andiamo a vedere anche i risultati degli altri, Giorgio, forse è questo che mi fai notare. Beh, che El Masuri 29esimo, molto bene, 29.54. Sanguinetti partito molto coraggiosamente 48esimo, 30.38. Rasin, l'avevi già segnalato tu, si è ritirato dopo una partenza molto ardimentosa. Ed eccola qui la cerimonia con saluti nel pubblico, forse proprio a quei tecnici che con grande foga, con grande grinta, anche a bordo fango, a bordo percorso, avevano spinto. Delegazione di 6 atleti e tutti 6, come è giusto che sia, anche se il punteggio dei primi 3 è quello che ha fatto testo, tutti e 6 di questa grande squadra azzurra vanno a mettersi una medaglia al collo, vanno a prendersi un podio, staranno un pochino stretti lì su, ma tant'è, meglio starci su quel gradino del podio. Seconda posizione per la Gran Bretagna in virtù di una gara non proprio nell'orbita del primo gruppo, ma di
grande spessore, perché hanno messo un atleta in nona, dodicesima e tredicesima posizione i britannici, ne sono arrivati altri subito lì a ridosso. Beh, davvero Spagna e Belgio non possono recriminare, ma no, un po' beffati nel finale dai nostri. Secondo me, se, voglio dire, do una lode ai tecnici. Eccoli qua da destra, Meucci, vediamo se inquadrano gli altri. Meucci, direi Yeman Crippa lì. Yeman Crippa, Maro Razin, Sanguinetti, il fratello Necagenet, Razin, il Mazzuri e Sanguinetti. Eccoli là. Quindi sicuramente una squadra tutto sommato molto giovane, perché a parte il Meucci tutti gli altri atleti sono nati dopo il 1990, quindi una formazione su cui si può, Stefano, investire per il futuro. E di questi tempi diciamo che non è un dettaglio per l'Atletica Azzurra avere prospettiva, visto che ce n'è gran bisogno. C'è anche un nuovo corso federale, c'è un tentativo di anche raddrizzare un quadriennio olimpico che ad un certo punto, in quel dell'Europeo di Berlino, non sembrava mettersi proprio nel migliore dei modi. Poi, non per merito di Yeman Crippa, che in quel di Berlino per la verità è stato tra i migliori della delegazione azzurra. Diciamo anche che mancava per problemi fisici, ma anche per scelta tecnica, uno Johannes Chiappinelli, medaglia di bronzo sui 3000 siepi, altro atleta giovanissimo e di talento. La squadra inglese, come da vecchia tradizione, si mette le mani come sulla medaglia d'argento, con un nono, dodicesimo e tredicesimo posto. Qui mancavano alcuni pezzi da 90, più che Vernon sicuramente Mo Farah, che però ormai è lanciato sulla maratona, grande vittoria a Chicago qualche settimana fa in 2-5, e forse l'avversario più credibile per quel mostro siderale che è Eliud Kipchoge col suo 2-1 e 39 di Berlino. È una bella rincorsa quella di Mo Farah anche in ambito maratona. Questa della corsa campestre è disciplina molto ibrida per quanto riguarda anche la provenienza dei vari atleti. Ci sono atleti che, come naturale, distanza di 10.300 metri, si esprimono molto bene sui 10.000 metri in pista. Ci sono atleti però come gli Ingebrigtsen, che sono più mezzofondisti, vanno a fare ai 1.500. Ci sono addirittura qualche ottocentista che ogni tanto si cimenta anche con un certo successo. Beh, bravo Stefano, dal punto di vista tecnico gli Ingebrigtsen hanno dimostrato che i chilometri, la corsa campestre, non è vero che non si possano sposare col mezzo fondo veloce, non tanto con gli 800 metri, è chiaro, però sui 1500, i 1500 sono comunque una gara di resistenza, come lo era in passato con grandi interpreti britannici, ma soprattutto neozelandesi e australiani. La vittoria di Philip e il buon piazzamento di altri hanno dimostrato che mirando la preparazione con un microcicli si può far bene, ma qui celebriamo gli atleti turchi. Arashkaya, terza posizione, Kan Kigen Özbilen, quarta, Polat Kemboy Arikan, settima posizione. Non è contato il piazzamento finale, perché si contano i primi tre, fanno 14, hanno vinto in modo abbastanza schiacciante la prova la prova squadre. Il terzo, quello che ha appena ricevuto la medaglia, che è stato il quarto arrivato, ovvero Chihat Ulush, che è l'unico che ha titolo. Sì, lo mettono per giustificare di portare a spasso una bandiera turca. Però è chiaro che se tu prendi i atleti di questo livello è come un banco, ma cioè quando vuoi vai a riscuotere, perché le gare a squadre come fai a perderle? Non puoi perderle, perché hai tre atleti che corrono in 27 i 10.000 e l'hanno ipotecato da tanti anni questo europeo a squadre. Sono così e potranno ipotecarlo ancora però è sfuggito il titolo individuale, che negli ultimi quattro edizioni avevano vinto con quattro atleti diversi, e invece questa volta un norvegese di Norvegia, Philip Ingebrigtsen, inno della Turchia intanto. Philip Ingebrigtsen va a vincere la gara valida per il 25esimo titolo europeo di corsa campestre tra gli uomini. Questo però nel nostro piccolo è un bel risultato per Team Azzurro, che va a conquistare
La medaglia di bronzo, altro ancora da seguire in quel di Tilburg tra poco, con primo piano per la squadra azzurra che è al completo, 6 elementi qui, partenza molto veloce e anche qualche ruzzolone, tra l'altro mi sa proprio per un atleta azzurra lì in primissimo piano. Abbiamo visto Manon Trapp per la Francia andare a terra e portarsi dietro Martina Cornia, sì. Purtroppo proprio in questi primissimi metri, mentre qui l'altra francese Julien, Melody Julien, a provare a mettersi davanti con due olandesi, Blokhuis soprattutto davanti. Nelle prime posizioni anche Nadia Battocletti, che è speranza abbastanza importante per questa gara, atleta trentina, figlia d'arte allenata da papà Giuliano, quinta nel 2017 tra le under 20 appunto, ed è anche stata la prima atleta classe 2000 ad aggiudicarsi un tricolore assoluto, quindi tra i grandi, tra le grandi, e 5000 su pista a Pescara. Perché mi fai segno di no? No, perché quella che ha vinto il titolo, te lo spiego subito, quella che ha vinto il titolo a 15 anni è un'atleta che ho allenato io, Nicole Reina, nel 2013 sui 3000 siepi all'arena. Classe 2000? Non è, beh, del 2000. Ah, no, ecco qual è. Lei ha vinto al primo anno, ha vinto al primo anno juniores, sì, 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 sì. L'altra ha vinto millennio. Il primo anno, beh, comunque sì, dei millennial, sì. Col 2 davanti. Comunque, diciamo, è sottolineato una cosa importante, lei è al primo anno di categoria junior, l'anno scorso è arrivata quinta, essendo il secondo anno allieva. E quel ruzzolone che è costato alla nostra Cornia un po' così. Sfortunata, proprio perché ovviamente l'Emiliana aveva poche colpe qui, ma è caduta perché, davanti una francese. Perché tra le assolute favorite? Perché intanto ha avuto una programmazione molto importante, secondo me molto ben centrata da papà Giuliano. Non ha gareggiato nelle gare di avvicinamento nella categoria juniores, gara che sta facendo, ma nelle gare senior. A Sgonico l'11 novembre ha battuto addirittura le due migliori italiane, Ruffino ed Epis. E poi due settimane dopo è venuta proprio qui a Tilburg e è arrivata undicesima, ma gareggiando sugli 8 chilometri. Quindi adesso su una distanza ridotta. 4.003 con un'ottima velocità di base, una grande sensibilità tattica, può davvero recitare un ruolo importante. Attenzione lì all'esterno di Jasmine Lau, adesso all'interno, atleta dei Paesi Bassi, quindi che gioca in casa, quarta a Chamorin in Slovacchia nel 2017. Attenzione all'irlandese Sarah Healy, doppietta per lei sui 1500 e sui 3000 metri agli europei under 18 di Gior. E attenzione anche all'elvetica degli Sklabas, è un personaggio due volte bronzo, molto, molto particolare, che si è espressa, ha fatto anche gare di duathlon, è molto forte, ha fatto un salto di qualità 8.500, ma in campestre è un po' meno brillante. E qui vediamo Ross Blokhuis, olandese di 17 anni, classe 2001 per lei, che adesso sta provando a fare gara di testa, ma guarda che bene Nadia Battocletti, subito lì. Beh, lei controlla la gara, sa che non deve lasciare andare via nessuno, non deve andare in difficoltà, la gara è molto corta, corrono, avranno ancora 10 minuti all'incirca a durare questa gara e le favorite si stanno portando davanti. Quindi c'è anche la spagnola Gallardo. Nadia molto, molto bene, anche la Sklabas. Eccola qui che risale cerca di risalire. Maglietta. Sì. Maniche lunghe per Battocletti, così come per Sklabas, che adesso la affianca, viene fuori anche Cotter per l'Irlanda e così O'Brien. Attenzione anche ai blocchi, a come si configurano, perché questa gara vale, come per tutte queste gare, titolo individuale, ma vale anche titolo a squadre dato dalla somma dei piazzamenti finali. Qui intanto vediamo alcune delle altre azzurre in casa. Credo di aver visto Elisa Palmero passare Palmero, più dietro. Palmero, che è l'atleta che si è messa maggiormente in evidenza nelle gare juniores, è sempre arrivata prima, e qui ci stiamo avvicinando al chilometro e mezzo di gara con la Battocletti che va in testa e sembra avere una bella gamba e vuole allungare la fila. La Sklabas cerca di non perdere il gruppo delle migliori, piuttosto nutrito, ma una
chioma che è fluente e soprattutto una divisa azzurra con Italia sul petto per Nadia Battocletti, che va a girare quando di giri ne mancano due in prima posizione. Eccolo qui il primo piano per l'atleta delle Fiamme Azzurre, atleta nata a Cles, anno 2000. Grande tecnica di corsa, ottimi piedi e grande capacità tattica. Qui vuole stare davanti e controllare, e fa bene. 1500 metri già andati, ne mancano altri 2800 metri all'arrivo. Atlete a ventaglio in una fase ancora interlocutoria. Un gruppetto di una ventina di atlete lì davanti, più dietro c'è tentativo di recupero per Elisa Palmero, che è passata in 23esima posizione, ancora a contatto comunque con il primo gruppo, dove adesso Nadia Battocletti sta attaccando, e come Ludovica Cavalli è 30esima, atleta del Trionfo Ligure, anche lei classe 2000, allenata da Sergio Lopresti. Le altre di questo gruppo, sono di questa gara, sono Martina Cornia, che abbiamo citato poco fa, atleta emiliana 2001 della Fratellanza 1874 Modena, allenata da Renzo Finelli. C'è anche un atleta del Custurino classe 1999, Francesca Marangi Agostino, allenata da Gianni Crepaldi. E poi conclude questa nutrita squadra azzurra Angela Mattevi, atleta anche la trentina del 2000 dell'Atletica Valle di Cembra, allenato sì, da Ivano Pellegrini. Un atleta molto forte nella corsa in montagna. Adesso Nadia ha fatto un'azione, non ha cercato di fare selezione, soprattutto per testare le gambe e vedere come si muovono le principali avversarie. Adesso il ritmo è leggermente calato e sono ancora lì tutte e viene fuori Healy. Attenzione al, dicevamo, l'irlandese, che poteva sì, essere citata come chissà, forse la grande favorita, comune una delle grandi favorite. Adesso è proprio lì che fa capolino a fianco di Nadia Battocletti e anche la Jasmine Lau, l'altra che abbiamo citato poco fa, la quarta dell'edizione sì, passata. Bella struttura la Lau, molto molto fluida. Qui abbiamo visto papà sulla destra. Oh, attenzione, proprio la Healy. La Healy che è andata giù rovinosamente. E anche si è portata appresso un paio di rivali, colleghe, che dir si voglia. Torna davanti anche Sclabas a ruota, tra virgolette, di Jasmine Lau. Gagliardo, O'Brien, queste tutte a sgomitare. Vediamo proprio cosa è successo a Healy. Credo sia inciampata si un po' da sola. Si sono toccate dentro e lui ha fatto cadere. Qui rivediamo la caduta. Tre atlete. In questi, quelli guardando le avversarie, ecco ancora altro attacco di Nadia, che in questo tratto salite e discese con curve sta mettendo in riga seriamente le avversarie. Sente la gamba che scappa e prova a scappare lei, Nadia Battocletti, sotto qualche goccia di pioggia anche adesso, dietro Jasmine Lau, l'atleta di casa dei Paesi Bassi, a provare a farsi carico dell'inseguimento, ma una Battocletti da lustrarsi gli occhi, molto, davvero molto, molto autoritaria e autorevole. E la Lau è quella che sembra avere la gamba migliore per cercare di chiudere questo gap. Bella struttura la Lau, poi arrivano anche la Sclava, sono delle altre favorite, e poi tutto il gruppo. Ma questa azione di Nadia ha fatto dei danni nel gruppo di testa. Fa male quell'azione. Proprio Jasmine Lau, l'atleta che prova a riportare sotto tutte, bene anche l'Elvetica Sclabas. Sì, ancora che adesso le tornano un po' in scia. Ma intanto Battocletti a dare un segnale e a mettere fatica anche la incertezza sulle gambe e nella testa delle sue rivali. Molto bene Sclabas adesso. Ma quanta roba addosso la Sclabas, sembra che sia quella più freddolosa del gruppo, perché tutte le altre lei e non ha, che in Svizzera debba essere particolarmente caldo l'inverno. No, ma appunto, ma abbiamo visto nella la Schlump, invece lei ha quasi una calzamaglia, la maglietta sotto, così, ecco, fase molto importante. Sì, ci stiamo avvicinando al terzo chilometro, quindi ultimo giro in prossimità, sentiremo proprio la campana suonare al termine di questo rettilineo, quando risvolteranno ancora sulla sinistra. Battocletti marcata stretta dalla, sono un quartetto
al comando, vediamo questa curva, inizia ultimo giro. Attenzione a Yasmin Lau, atleta campionessa europea junior, tra le juniores nel 2017 sui 5.000 metri, qui su distanza per la verità decisamente più corta, però attenzione davvero a lei, insomma poco più corta per la verità, 4.300 metri come dicevamo. Qui Battocletti ha anche la lucidità di voltarsi e guardare in faccia credo proprio Lau, forse Sclabas. Elisa Palmero è passata in 19esima posizione, ancora bene, 23esima Cavalli, si stanno a recuperare, potremmo anche provare a giocarci una buona posizione, dovremmo essere fra le prime 5, ancora il gruppo di testa quando mancano all'incirca un chilometro di gara, con Battocletti sempre davanti. Ma ti dico di più, Giorgio, qui non è neanche reato pensare a una possibile una possibile podio a squadre. Assolutamente, la vittoria no. È quella che sta provando a rincorrere individualmente Nadia Battocletti, ma le posizioni delle sue due compagne di nazionale fanno anche pensare bene in chiave di prova a squadre, ma ci segnano anche medaglie. È vero, in queste gare a squadre, con le squadre così raggruppate, è sempre decisivo l'ultimo chilometro, dove si possono perdere 4-5 punti, e quindi l'Italia in questo momento è sesta, ma guarda, è molto poco. Vicino anche alla quinta e alla quarta. 11 minuti, ultimi 800 metri, Battocletti, Lau. Si sono fatte vedere davanti, oltre a Lau e Sclabas, che adesso sta con tecnica anche un po' discutibile di corsa, sta perdendo qualche passo, anche Kalkan corre malissima, la Sclabas tecnicamente è tutta da vedere, ha perso delle posizioni. Efficace, ma fino a un certo punto, perché veramente si era scomposta moltissimo la Svizzera, che adesso prova a recuperare un po' di efficacia. Chi continua con bello stile, bella convinzione e bella autorevolezza a guidare questa gara è Nadia Battocletti. Anzi, adesso cede deve cedere rispetto a Yasmin Lau, la leadership della gara, ma a far fatica dietro c'è anche la ragazza turca Klakan. Lau ha allungato la fila, Battocletti la segue e siamo quasi in prossimità degli 400 metri. Ah sì, ultimi 400, ma subito si è riportata sotto, la sta portando fuori dal gruppo. Che bello questo duello, perché sta diventando un duello a due tra l'atleta dei Paesi Bassi Yasmin Lau e la nostra Nadia Battocletti. Adesso dietro non vuole proprio lasciarle andare via l'atleta turca, ma anche la Sclabas è passata, è sul terza posizione, ancora la Lau, ma la Battocletti è lì indietro 2-3 metri, quindi tutto ancora in gioco, ancora ultimi 300 metri. Kalkan, che ha avuto una sbandata piuttosto vistosa in una delle ultime curve a destra, qui Battocletti anche a controllare con buona tecnica questa fase di saliscendi, dove è importante gestire anche le energie che sono poche per tutte adesso. Partita la Battocletti, prova adesso proprio lo sprint e la supera l'atleta olandese. Che spinta per arriva la anche nostra. La Sclabas, Stefano, arriva con questa azione di inoccolata la Sclabas, molto più composta, molto più bella da vedere. Nadia Battocletti che sembra potersi mettere tutte dietro, attenzione perché ci sta scappando il grande risultato, con Nadia Battocletti che scappa via, e guardate che falcata per questa atleta, che sta trovando una dimensione importante e quanto potrà ancora dire in futuro. Nadia Battocletti che intanto si mette al collo l'oro bellissimo dell'Europeo di corsa campestre di Tilburg. Dietro le arrivano al gancio, tutte stanchissime, Delia Sclabas per l'argento e Inci Kalkan per la Turchia, ma lustrarsi gli occhi di fronte a Nadia Battocletti, questo oro luccica parecchio. Giorgio, si è mossa con come ho detto prima, con grande autorità, sempre al controllo, ha provato a fare la selezione, ha lasciato sfogare la Lau e poi al momento buono è partita, è involata, ha contenuto. Arriva adesso Elisa Palmero, 18esima, senza grossi problemi il recupero della Sclabas.
mentre alla fine chi è rimasta veramente con le pive nel sacco è stata la Lau, che era quella che aveva determinato la penultima azione. Poi eccola qui il papà Giuliano, lacrime e emozione e soddisfazione per quello che ecco è un la team, papà e la mamma, che è una famiglia. E davvero ha fatto cose grandi, da grande Nadia Battocletti, ed è ancora piccola, ancora sì, giovane. Perché l'anno prossimo potrà ancora essere al via in questa categoria, perché l'anno prossimo lei sarà ancora junior. L'hai sottolineata del prima 2000... Giorgio, intanto sono arrivate le altre atlete azzurre ed è giusto anche fare il calcolo, ce lo fa sempre il nostro computer che ci dice che siamo fuori dal podio per pochissimo nella prova squadre, 41 i punti dati dalla somma dei piazzamenti delle tre migliori azzurre, ovvero Nadia Battocletti, avete visto, in prima posizione, Elisa Palmero 18esima e Ludovica Cavalli 22esima, ma Turchia 39 e Svizzera 40 a negarci il podio, e questo è il momento decisivo, Giorgio. Questo è il momento decisivo, il momento dove si spegne completamente la Laos, la Sclabas che ha un'azione veramente quasi impresentabile, ma grande organismo, è un atleta che corre gli 800 in 2 minuti, intorno ai 4:10, 1500, quindi una grossa atleta, la Kalkan è alla fine con questa volata, comunque ripeto, dal punto di vista tattico superlativa. Perché ha fatto prima selezione, no? Da davanti e poi ha controllato, sempre controllato e poi ha innestato la volata vincente. Una medaglia d'oro merita anche papà Giuliano, perché a livello di preparazione, a livello di programmazione, a livello di tattica, credo che c'entri, l'ha portata al 100%. Io l'ho allenato Giuliano negli anni 2000, lui invece era un giorno faceva cose straordinarie, la volta dopo magari poteva deludere, invece come tecnico si sta muovendo molto bene, è l'atleta giovane che sta crescendo meglio nel panorama italiano, mentre altre hanno avuto problemi o sono infortunate. Potreste aver assistito a un momento che è inizio di qualcosa che chissà, vedremo se il lavoro continuerà ad essere sì, così proficuo. È stata una crescita progressiva, non tumultuosa, cioè poco alla volta, ogni anno sempre migliore, sempre più padrona dei propri mezzi, e qui vince. Intanto nessun atleta azzurra era mai arrivato sul podio in questo tipo di gara, quindi è già un successo storico da questo punto di vista. Fiamme Azzurre è la sua società, atleta nata a Cless, provincia di Trento. Atleta nata il 12 aprile del 2000, e quando parliamo di promessa di futuro, ecco qui intanto la classifica squadre, per poco è sfuggita la vittoria, o meglio il podio per quel che riguarda gli azzurri, le azzurre, la Gran Bretagna a conquistare il titolo a squadre davanti ai Paesi Bassi. E qual è il successo, Stefano? In maniera quello che era successo nella gara maschile senior, certo. Lì siamo riusciti nel finale a recuperare i vari terzi, qui però le ragazze molto brave, e un'altra squadra su cui si può costruire. Citiamo anche le altre, perché sì, Nadia Battocletti con questo suo oro, che adesso andiamo anche a vedere, grazie a Mimmo Castaldo e al supporto tecnico, che l'emozione ci fanno vedere proprio da vicino. Di Nadia Battocletti, dicevamo, andiamo a citare anche le altre, mentre saliranno sul podio prima Inci Kalkan e poi degli Asclabas per Turchia e Svizzera, la seconda arrivata della squadra azzurra, Elisa Palmero in 18esima posizione, Ludovica Cavalli ha terminato in 22esima, Francesca Marangi Agostino ha chiuso la propria prova in 42esima posizione, poi Martina Cornia, dopo il ruzzolone della partenza, ha completato in 50esima posizione, e poi andiamo poco più dietro nelle pagine della classifica con Angela Mattevi 75esima. Adesso siamo quasi pronti per veder salire qui la turca, abbiamo visto, sempre presente nel gruppo di Tesma, ma la più anonima fra le tre premiate.
questa ragazza la che ha che parecchio da mettere a posto, che è un personaggio, ha fatto tutti i vari record anche nazionali già nelle categorie cadetti, correva con uno scafandro addosso, poi correva anche ad un poi certo punto correva, come tu hai sottolineato in maniera così, con un ondeggiamento, cioè non esteticamente non bellissimo. Le lacrime, caro Giorgio, non ci stanno, non vogliono stare al loro posto, ma è anche naturale, bello farle scorrere, cara Nadia, perché davvero un oro europeo è senza precedenti in questo tipo di gara, e qui non le stanno dentro, ma è inevitabile che così sia. Davvero un grandissimo risultato. Un oro cercato, e ben preparato e conquistato di forza sul campo. Inno. Entusiasmo che non si frena neanche tra lo staff azzurro, che avete sentito rumoreggiare, perché questo è il risultato e anche altri, che vale tanto. Ho quattro atleti che alleno che sono andati a vedere la gara a fare il tifo, ed erano lì con bandiere, quindi... E fumogeni anche, ho visto lungo il percorso, c'erano dei gruppi. Qualcuno. E davvero, Nadia Battocletti ci potrebbe far divertire tanto in futuro. Atleta che poi ha anche... Eccoli qua, quel gruppetto di disperati che sono. No, non diciamo così. No, va bene. Il senso buono, no? No, il senso buono. Beh, voglio dire, delle che vanno a fare il tifo neanche per compagni di squadra, ma per la nazionale. Pronti a partire gli under 20 al maschile, dopo quello che è successo e quanto di bello, bellissimo, splendido. Decidete voi l'aggettivo, è successo. Nella gara femminile con l'oro di Nadia Battocletti, qui c'è un protagonista atteso, eccolo qui, Jakob Ingebrigtsen, può già fare quello che vuole anche tra i senior, o quasi, ve l'ha dimostrato agli europei di Berlino, qui si presenta come una superstar davvero attesissima, certo è che gli altri non staranno a guardare, Giorgio Rondelli che dice? Beh, no, non staranno a guardare, ma non vedo che cos'altro, non vedo come possano... voglio dire bloccare impedire la sua supremazia. Teniamo presente che ha già vinto questo titolo junior due volte da allievo, quindi lui è al primo anno junior, e se anche l'anno prossimo può correre in questa categoria. In realtà avrebbe potuto correre, e guarda la regia va proprio a spingere sempre su di lui, Beh, lui è partito già in posizione di controllo, e quindi la sua vittoria non ha quota. Partiti abbastanza bene anche la nutrita pattuglia azzurra, sono in 6, c'è il 18enne Brianzolo al rientro, Luca Alfieri che un anno fa era stato il migliore degli azzurrini, che è stato 19esimo in Slovacchia, poi ha avuto un lungo infortunio che l'ha bloccato tutto l'anno, tutta l'estate soprattutto. Sì. Poi c'è Selvarolo Pasquale, un pugliese che si è messo in evidenza vincendo i titoli sui 10 km su strada e sulla mezza maratona. C'è Pietro Arese, forse di maggior talento, campione italiano di cross. Alain Cavagna, che è un allievo, attenzione. Bergamasco, e poi lui, sì. Un altro atleta che ha fatto un grande salto di qualità, un lombardo di origine marocchina, Amselek. Sì, Nesim Amselek, l'ultimo è il figlio d'arte Enrico Vecchi, altro atleta lombardo, con in 6 in tutto. Jakob Ingebrigtsen già lo trovi lì in prima posizione tra i rivali che ti aspetti
rispetto a questo norvegese che è uno dei nomi più attesi di tutta la manifestazione. Esatto, in assoluto, sì. Tra i rivali più attesi proprio quel Jake Hayward per la Gran Bretagna, campione europeo under 20 dei 1500 a Grosseto nel 2017. Elzan Bibic, Mario Garcia e Luke Maas sono tra i più attesi. Luke Maas non tanto per precedenti quanto perché è proprio di Tilburg, è proprio di questo paesino dove si disputano questi 25esimi europei di cross country, di corsa campestre. Gli europei a Grosseto ha vinto 5.000 e 3.000 siepi e clamorosamente ha perso 1.500 per una caduta agli ultimi 300 metri. È un atleta molto preparato, con una maturità straordinaria, ha già fatto dei tempi pazzeschi, ha demolito tutti i vari primati giovanili europei e ricordiamo che è del 2000, come la Nadia Batocletti. Adesso proprio Bibic per la Serbia a fare capolino davanti, dietro di lui in decontrazione assoluta Jakob Ingebrigtsen. La cosa interessante è, se ci sono appassionati di numeri tra voi, la cosa interessante è che questa è la prima gara che assegna medaglie che Jakob Ingebrigtsen si trova a disputare da maggiorenne, perché sì, cosa incredibile, nella sua doppietta agli europei di Berlino sui 1500 non aveva ancora metri, compiuto i 18 anni. Aveva 17 anni e 324 giorni per l'una e 326 giorni per l'altra gara. Adesso Wassim Umaiz è uno dei favoriti e anche quel Bibic, il serbo, eccolo qui, bella struttura. Sono loro due a tirare il gruppo, Ingebrigtsen si limita a controllare, gruppo sgranato, qui difficile per i nostri azzurri trovare spazio nelle prime posizioni, tutti i livelli medi. L'anno scorso per esempio aveva fatto una grossa gara Luca Alfieri quando era ancora allievo, era arrivato addirittura a 14°, poi questo lungo infortunio è rientrato, ha conquistato il posto in squadra ma non è ancora ritornato a questi livelli. Distanza per questa gara 6 km e 300 metri. Proprio Pietro Arese a galleggiare tra gli azzurri, è quello che galleggia diciamo nella posizione migliore in questo momento, stanno un po' scappando in tanti, però qui davanti è Arese che passa adesso proprio con Alfieri dall'altra parte della strada e poi un'altra maglia azzurra poco dietro. Pietro Arese è un piemontese che si è trasferito a Varese e frequenta il college del Mezzofondo dell'Insubria, dell'Università dell'Insubria, e adesso è seguito dal tecnico Silvano Danzi. Quindi è un atleta di talento, anche in pista a tempi importanti per la sua categoria, ma qui tutti gli azzurri sono, anche se sono partiti in maniera abbastanza positiva, dovranno soffrire per cercare spazio nelle prime 20-30 posizioni. Atleti tutti molto giovani, ma questa è la categoria under 20, quindi non si scappa. Atleti anche in modo un po' non convenzionale, occhialuti, come Tom Mortimer, il britannico che fa lì capolino proprio nella quinta posizione provvisoria, atleta classe 99 a propria volta. Fa talmente specie pensare che Jakob Ingebrigtsen sia non solo uno dei più giovani ad aver vinto qualunque cosa vi venga in mente, ma anche uno dei più giovani qui dentro nella gara dei più giovani di questo europeo di corsa campestre, cioè degli under 20, cioè intorno a lui atleti di anche un anno in più, nel 99, lui che è del 2000, alla fine è quello più titolato, quello più atteso, che ti aspetti, no? Diciamo anche che abbiamo parlato dei tre fratelli, ma il quarto fenomeno è il papà, che è l'allenatore, che li sta allenando in maniera perfetta, e anche questa scelta agonistica di gareggiare tranquillamente in questa categoria la trovo molto positiva. Non è andato
a correre nella categoria senior, anche nell'under 23, oltretutto, ripeto, sarà ancora in questa categoria l'anno prossimo e collezionerà una sarà un poker che è irripetibile, perché vincere quattro non è possibile far meglio, perché si può essere o allievi o juniores. Già. Due mila metri già andati. Comunque Bibiz e Umaiz che stanno mettendo la difficile questa gara a Ingebrigtsen, c'è anche Hater che dicevamo. Beh, loro Hayward. Due sono sicuramente i due atleti più in evidenza, si alternano al comando, hanno due strutture diverse, molto, molto più potente quella, il serbo Bibiz, mentre Ingebrigtsen lascia tranquillamente fare, per lui va bene qualsiasi ritmo. Vediamo sfilare il gruppo, ma non vediamo al momento, ecco le prime maglie azzurre, mi pare Arese e Luca Alfieri con la bandana, faccia nel fango per un atleta Beitel, atleta irlandese che ha rischiato di portarsi appresso un più corpulento e più massiccio compagno di nazionale, Olivi. Ecco, adesso li vediamo un po' le maglie azzurre. Silvarolo che anche risale, prova a farlo quantomeno in questa fase. Il gruppone è piuttosto compatto. Arese e Alfieri sono lì vicini, dietro, eccoli qua inquadrati, dietro i due irlandesi. Bibiz continua a provare ad allungare anche questo gruppone, che altrimenti sarebbe anche un po' troppo nutrito per i suoi gusti, forse. Beh, fa anche bene, perché è sempre bene iniziare in testa questo toboggan, salite, curve, discese. In Gebit controlla Uamiz subito lì in scia. Abbiamo visto invece gli atleti, gli azzurri in posizioni di rincalzo. Più indietro era il terzo dei nostri, era Selvarolo, che però ricordiamo è atleta che si distingue soprattutto sulle lunghe distanze, che è in progressione, dovrebbe poter recuperare qualche posizione importante. Qui sta facendo bene anche un altro norvegese, ovvero Zimin Hallehaugen, atleta classe 99, che eccolo qui, adesso sta guidando in qualche modo proprio il compagno di nazionale, e in questo caso Haugen anche abbastanza sorprendente, e qui anche con l'occhio per Ingebrigtsen e i suoi compagnucci, anche nella classifica squadre, perché si assegna anche medaglia di oro, argento e bronzo anche per la migliore squadra con la somma dei piazzamenti. Beh, con due atleti nei primi quattro e con Ingebrigtsen pronosticato vincitore, se il terzo atleta si piazza in maniera decorosa, diventano loro sicuramente, per come si sta svolgendo la gara, i grandi favoriti, perché non vediamo due maglie della stessa nazione nel gruppo di testa, a parte la Norvegia. Ci sono un serbo, uno spagnolo, un francese, un britannico, adesso viene su anche un tedesco, sì. Ed è per la precisione Thomas, se ho visto bene, adesso andiamo a cercare meglio con la prossima inquadratura di chi si tratta per la nazionale tedesca. Uamiz si lancia in queste accelerazioni anche repentine, ma che si esauriscono anche sì, in fretta. Sì, repentine che comunque allungano ancora il gruppo. Adesso si sta isolando un gruppo di sette atleti, con i due norvegesi, con Bibiz, Uamiz, devo ancora capire chi è il tedesco, potrebbe essere Mohamed, andiamo a vedere adesso proprio dalla grafica, eccolo, sì, è proprio Mohamed. Quello che interessante come si sta mettendo questa gara, perché adesso sembra in controllo, è chiaro che te lo aspetti non solo favorito, ma strafavorito, stravincitore, ma adesso sono due atleti, che Bibiz e Uamiz, che comunque lo stanno mettendo a dura prova. Certo, ma sembrano, come ha fatto Filip, sembrano atleti telecomandati, cioè stanno lì tranquilli, lasciano sfogare gli altri, anche quando perdono qualche metro non si scompongono, e poi basta che spingano per qualche 100-200 metri le gambe, si riportano tranquillamente sul,
sul gruppo, il gruppo di testa. Alfieri, Arese e Selvarolo sono passati tra la 27esima e la 31esima posizione, tutti e tre in gruppetto insieme. Siamo nel solco delle attese che ci si poteva, bisticcio, e mi scuso, attendere. Beh, d'altronde molti di questi atleti, quasi tutti, si confrontano a livello nazionale, non hanno esperienze internazionali come può avere Ingebrigtsen e qualcun altro di questi atleti. Molti di loro sono addirittura esordienti in maglia azzurra, e questo è una gara molto, molto impegnativa. Si danno il 5, Wamise e Ingebrigtsen. Beh, voglio dire, lo vedi da vicino, è un doppio campione europeo che chissà che altro farà nella sua carriera. La regia adesso ci mostra il replay. Anche Wamise è un bel elemento, È molto, molto bella questa scenetta, e non so se è anche una sorta di sfida, insomma, sono ragazzi giovani, affrontino gare che valgono una medaglia europea con divertimento, con spensieratezza, voglia di divertirsi, no? Beh, intanto, oltre a divertirsi, capisce di avere una buona gamba, sta davanti, sono rimasti un quintetto, in sesta posizione il secondo norvegese, Ingebrigtsen rimane tranquillamente in terza posizione, cerca di disegnare bene le curve, di riportarsi sotto, e Bibic dimostra di essere anche lui in buona condizione. Oltre ad avere una struttura fisica notevole, questo ragazzone serbo, dicevamo, di Wasim Wamiz, che è stato ora squadra lo scorso anno a Chamorin in Slovacchia, e poi quest'anno è andato a vincere la gara per gli juniores a Siviglia, è andato a vincere il campionato nazionale tra gli juniores, e anche il campione nazionale spagnolo. Beh, bella l'azione di 1500 metri, e qui non è che ci scappa la sorpresa proprio grazie a questo spagnolo. Beh, non so se ci scappa, però però mi piace molto l'azione di Wamiz, che ha allungato il gruppo, anzi più che allungato l'ha spaccato letteralmente il gruppo, leggero, prova ad andarsi. Vuole anche sentire il pubblico, è un personaggio questo ragazzo iberico, adesso mette la faccia seria, Jakob Ingebrigtsen, e un po' avrei paura fossi lo spagnolo, perché si è portato con tre falcate in scia proprio al rivale, portandosi dietro Bibic. Però l'azione è stata molto importante, perché praticamente ha fatto scappare via tre atleti dopo 14 minuti di gara, e non mancherà ancora circa 1500 metri, e questi tre a questo punto conviene che collaborino, perché vuol dire mettersi al collo comunque le tre medaglie. Quindi Wamiz continua a fare la locomotiva in testa, Ingebrigtsen a speculare, e Bibic gli va bene stare in quella posizione. Ultimo giro, campana per tutti e tre, e andremo a vedere se Wasim Wamiz ci andrà a mostrare qualche cos'altro anche di spettacolo e di istrioneria, perché ne ha sfoggiata parecchio nell'ultimo giro che ha percorso. Adesso gli si sono riportati sotto Jakob Ingebrigtsen e Elsan Bibic. Però lui ha fatto una bella operazione, intanto 14:24 ai 5.000 hanno fatto letteralmente il vuoto, e Hayward quindi difficilmente dietro. Qualcuno da dietro potrà inserirsi nella lotta per una medaglia. Uno di quelli che avevamo indicato come possibile antagonista di Ingebrigtsen, lì dietro c'è ancora l'altro norvegese, Simen Hallehaugen, in discreta posizione poco dietro, e Mohamed Mohumed, ovvero i reduci di quel primo gruppo. Ma sembra proprio divertirsi assai Wasim Wamiz, che adesso si porta dietro il solo Filip Jakob Ingebrigtsen, perché sembra aver alzato bandiera bianca, anzi questa immagine un po' lo sancisce, anche se non è troppo distante. Bibic Bibic cercando di tornare sotto, perché capisce che è questo momento che deve spendere se vuole salvaguardare il terzo posto da recuperi di altri avversari. Bella questa azione, addirittura sta tornando sotto Bibic, bravo Bibic, anche perché Ingebrigtsen non va a sollecitare ulteriormente l'atleta spagnolo. Lo percepisce
Wamiz, mentre anche a squadre siamo evidentemente tagliati fuori per le posizioni molto da podio. L'avete visto nella grafica che scorreva adesso Ingebrigtsen all'interno per superare Wamiz e vedere di saggiare anche l'esuberanza del rivale, collega spagnolo, che fin qui ha dato grande spettacolo in questa prova. Adesso prende lui l'iniziativa e prova a spingere, questo già forcing per Jacob Ingebrigtsen, ma Wamiz rimane lì e sì, rimane incollato come il fratello, vuole stare davanti in questo tratto più impegnativo, più tecnico, non vuole correre rischi. Mancheranno 400 metri alla fine, ha preso 3-4 metri e poi veramente hanno una meccanica di corsa, una facilità, una fluidità veramente impressionante di Ingebrigtsen. Bellissimi da vedere nella corsa e ancor più Jacob, che adesso ha dato una sgasata impressionante. Wamiz sembrava fermo, ma garantiamo che andava. Il problema è che non è fermo, è lui che sembra che abbia sia un quattro ruote motrici, cioè va avanti e va via in assoluta guarda che sta correndo in assoluto controllo, non sta spingendo neanche più di tanto. Struttura fisica fantastica, capacità di metterla a frutto della corsa che davvero dice tanto. E qui è interessante vedere questo ragazzo al cospetto degli africani, perché poi qui sky's the limit, dicono gli anglosassoni, no? Ma qual è il limite per un ragazzo che ha questa facilità, anche possibilità di gareggiare ad armi pari con chissà gli africani? Intanto in Europa non ce n'è per nessuno tra gli under 20, men che meno. Jacob Ingebrigtsen si conferma per la terza volta campione europeo, lo fa con tuffo. No, un nordico che fa questo, non, Stefano, non ho mai visto una roba del genere. Perché poi diciamo che fra i tre titoli che ha vinto era il più scontato questo. Sì, senza dubbio, senza dubbio sì. Però Wasim Wamiz ci ha fatto divertire ed è arrivato con una splendida seconda posizione anche per lui, Elzan Bibic, terzo, poi Jake Hayward per Gran Bretagna, Zimen Halle-Haugen a mettere una piccola ipoteca su quello che può essere anche il titolo a squadre. Andremo a vedere poi con gli altri passaggi. Passa il francese Codad in settima posizione, adesso arriva un gruppetto ben nutrito con Ayetullah Aslahanan, turco dal nome che non so se ho pronunciato bene, Nick Jäger per la Germania, poi Brecht, Francia, Andriessen, Paesi Bassi, Eikers per Gran Bretagna, Bastug, Turchia, Willis per la Gran Bretagna, Van de Velde per Belgio, via via gli altri. Stanno aspettando arrivando il primo tricolore, il primo degli azzurro. Italiani che dovrebbe essere Selvarolo, mi pare. Sì, trentesimo Pasquale Selvarolo. Selvarolo. Poi arriva adesso anche Enrico Vecchi in recupero. Esatto, Vecchi e poi Arese. Arese e mi pare Alfieri. Arese in 39esima posizione, Alfieri 41esimo, mentre passano gli highlights che forse non ci stancheremmo mai di vedere con questo talento cristallino venuto dalla Norvegia. Si è allenato in Arizona in altura per questa gara, poi l'ha controllata fino alla fine e poi dietro è Wasim Wamiz ad aprire le braccia, come dire, ma cosa posso fare, ho fatto tutto il possibile, ma no, era impossibile davvero. Quello che mi stupisce di Ingebrigtsen, Stefano, è soprattutto questa meravigliosa meccanica di corsa. Cioè, ha un uso dei piedi. E poi il tuffo? Vabbè, questo qui. Vabbè, sì, ma sì, ma lascia. C'ha 18 anni. Lasciamoli divertire. Esatto. Ci hanno fatto allora a propria volta divertire. È arrivato poco fa anche Alen Cavagna per la nostra squadra azzurra, 49esimo in questo caso, scorrendo ancora un po' la classifica. Sì. E poi può andare a trovare anche il nome di Nesim Amselek, che è arrivato in 77esima posizione. Non sono rimasti in scia a Nadia Battocletti e quanto ha fatto nella prova femminile, ma hanno comunque portato a casa una prova più che dignitosa, i sei azzurri. Italia mi pare nona. A squadre mi pare nono posto dell'Italia. Andiamo a vedere cosa ci dice il computer che ha fatto il calcolo. Sì, nono posto. Nono con posto, 103 Norvegia, di somma Gran Bretagna, Germania. Questo è il piazzamento della gara individuale con
Jakob Ingebrigtsen a mettersi l'ennesima medaglia d'oro al collo, avrà già a 18 anni appena compiuti una bacheca che luccica parecchio a casa. 18 netti il suo tempo su 6300 metri. Per dare un'idea, il nostro migliore Pasquale Selvarolo, che è arrivato trentesimo, ha corso la distanza in 19 minuti e 12 secondi, quindi a occhio e croce ha preso un 400 metri di distacco dal fenomenale atleta norvegese. Ci proiettiamo verso cosa? Verso gara delle Under 23 ragazze, donne. Questa è una bellissima immagine che grazie a Mimmo Castaldo e a Roberto Colelli vi proponiamo. E il tuffo. A me è piaciuto molto, Giorgio, la spensieratezza con questi ragazzi. Hanno giustamente corso un europeo. Wassim Wamiz ha a un certo punto dato il 5 a Ingebrigtsen, ha cominciato a chiedere anche il pubblico di sentire il rumore a bordo del percorso, ma perché no? Quando si parla di atleti di 18, 19, 20 anni. Beh, hanno una maturità agonistica straordinaria, quindi è anche una maniera di vivere l'agonismo, meno sana. Male, sana, è così, perché a metà gara due che stanno giocando le medaglie, che si danno il 5 e si sorridono, non è cosa di tutti i giorni. Ma è bello così, Tilburg è sicuramente un bel percorso, sicuramente è un bel europeo quello che stiamo vedendo in questo Safari Park, che ci porta adesso anche su altra distanza, o meglio stessa distanza, 6300 metri per le ragazze under 23. Queste sono le un po' infreddolite atlete della squadra tedesca, qui squadra azzurra che è composta di tre atlete. Dopo la rinuncia di Francesca Tommasi ci sono la vicentina Rebecca Lonedo e le due bresciane Federica Zanne e Mara Ghidini, atleta che a proposito di Germania, la Ghidini sta facendo un po' la spola tra Italia e Dresda, dove studia in Erasmus. Eccole lì, le due, tre atlete. Ricoperta l'atleta Federica Zanne, Ghidini e Lonedo. Quale da questi? Sicuramente la Lonedo, che è stata anche campionessa italiana Under 23 sui 10.000, ha vinto anche l'incontro di corsa su strada contro Francia e altre nazioni a Rennes. Certamente ci penalizza molto l'assenza di Francesca Tommasi, che l'anno scorso era arrivata subito dietro la Batocletti nella gara allora juniores. Quest'anno era il primo anno della categoria, una Tommasi che aveva vinto anche il titolo italiano di corsa campestre. Sembra che sia reduce da una microfrattura proprio alla vigilia, quindi ci penalizza. Poi potevano essere anche selezionate altre due atlete che avevano fatto molto bene, e qui mi corre l'obbligo di dirlo, perché la cosa ha scatenato anche un po' di problemi. Un'altra atleta dell'Atletica Brescia, la Branchia Lem di Bergamo, avevano fatto molto, molto bene, e è stata un po' una sorpresa la loro non selezione. Quindi corriamo con sole tre atlete, quindi devono tutte arrivare al traguardo per aver classifica. Certo, perché è discorso che ormai abbiamo fatto altre volte nelle altre gare, ma perché no, ripetiamo, cioè che questa gara assegnerà tre medaglie oro, argento e bronzo alle migliori tre atlete, ma anche tre medaglie ai tre migliori team, ai tre migliori nazionali, che dovranno vedere la propria classifica basarsi sui risultati individuali con la somma dei piazzamenti. Significa che meno se ne fa di punti e meglio è in questa, quindi, speciale classifica. È una gara molto aperta, perché qui clamorosamente la Germania non ha schierato due atlete
straordinarie come Alina Re e Kostan Klosfer-Alten, che gli anni scorsi avevano letteralmente stracciato le avversarie. Sai Giorgio che sono forse tra le assenti di miglior peso, sicuramente per questa sicuramente gara avrebbero potuto giocare la gara di testa. La Klosfer-Alten è impegnata in cose anche importanti, perché è entrata, sta facendo un po' uno stage in qualche modo, no? In quello che è un team, quello di Pete Julian, che la può portare anche a discorsi da mezza maratona, da maratona in futuro, ma comunque. Ma la Klosfer-Alten è notizia, anche sembra che ci sia una mezza intenzione, se non è già andata avanti, di entrare nel gruppo di Alberto Salazar, cosa abbastanza osteggiata, perché Salazar, grandissimo allenatore, ma anche un po' chiacchierato del Nike Oregon Project, e quindi la federazione tedesca non vede di buon occhio, e lei comunque sembrerebbe decisa. Alina Re, che era la sua grande rivale a livello nazionale, sta facendo sempre molto bene. Tanto molto bene Rebecca Loneto. Molto, molto bene, molto bene Rebecca. Ragazza dell'Atletica Vicentina, classe 96, anzi auguri un po' in ritardo perché ha compiuto 22 anni proprio il 5 dicembre, atleta nata da Arzignano, allenata proprio per l'Atletica Vicentina da Gianni Faccin, mentre le altre due ragazze sono dell'Atletica Brescia, allenate entrambe, Mara Ghidini e Federica Zanne, da Adriano Serina. Adriano Serina, sì. Molto bene, Loneto, qui è una bello far gara di testa. In una gara dove non c'è una favorita netta, anche se sempre sulla scia della Klosfer-Alten e della Alina Re c'è un'altra tedesca, la Schering, mi pare può essere Anna Gehring, la Gehring, sì. Qui qualcuno ha perso una scarpa nel giro precedente, una Cenerentola tra le under 23. È una gara che per ora non mi sembra partita su ritmi esasperati. Interessante molto la presenza di Amy Griffith lì nelle prime posizioni. Lei è stata negli anni precedenti comunque lì nelle buone posizioni. Amy Griffiths, che è anche un argento europeo in pista sui 1500 metri, ma parliamo di livello junior e parliamo del 2015. Abbiamo parlato della Göring, si sta portando avanti sempre sul primo della fronte del gruppo, la Lonedo. È un gruppo molto compatto. Molto compatto, non c'è stata finora un'azione che abbia spaccato il gruppo. Vediamo la Göring a venire avanti, abbiamo visto anche la danese Möller nelle prime posizioni. Anche Veronika Pijic, la polacca, che gareggia spesso per la sua università di San Francisco, e lo scorso anno è stata quinta ai campionati americani proprio rappresentando la sua università. Ma guarda che bene Rebecca Loneto, molto 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 bene, mentre anche qui a passare in testa all'interno per evitare guai e traffico, che invece si hanno trovato le atlete dietro di lei, molto spavalda, molto molto coraggiosa. Vediamo come sarà in grado di reggere, se la gara si incendierà. Adesso è passata davanti la Göring, una delle favorite, almeno sulla carta, però sempre fa piacere vedere che si può anche correre con coraggio. Addirittura qui è fianco a fianco in testa al gruppo, e adesso passano le altre, vediamo qui la Zanne. Sono ancora nel gruppetto lì, sì. Allora c'è ipotesi di buon risultato anche a squadre, attenzione, oltre che Rebecca Loneto qui sta provando a fare gara di testa e lo sta facendo con buona autorevolezza. Potrebbe scapparci una sorpresina in chiave azzurra, vedremo se così sarà. Manca ancora abbastanza, siamo al terzo di gara circa. Sì, perché le atlete qui su 6 chilometri correranno almeno una ventina di minuti, quindi devono ancora correre 13 minuti, quindi manca ancora molto. E la gara, come ho detto prima, finora è vissuta dalle migliori in chiave tattica, nessuna prende decisamente l'iniziativa. E davanti tra le tedesche, attenzione anche all'altra delle due
ovvero Datke, atleta comunque accreditata da buoni precedenti, era un'altra delle possibili favoriti, Miriam Datke, che lo scorso anno è stata bronzo proprio nella corsa campestre ed è stata anche argento nei 5.000 metri in pista negli europei del 2017. E qui ancora Rebecca Lonedo, bravissima, coraggiosa, oltre sinceramente devo dirti a livello pronostico non pensavo che potesse stare davanti dopo 2 chilometri abbondanti di gara. Mathilde Sénéchal per la Francia lì davanti, Gehring e Datke, che sono le due che abbiamo citato, per la Germania Pizik più dietro. Anche via un gruppone ancora molto allungato, abbastanza dietro la Müller, la sì, danese, che era un'altra delle possibili favorite indicate dalla vigilia. Sono atlete queste via di mezzo, no? Come categoria, ovviamente non sono juniores, non sono senior, quindi però categorie ancora in cui si possono avere sorprese anche di rilievo. Assolutamente sì, poi c'è anche, abbiamo visto l'iberica Celia Anton, che ha fatto sempre molto bene negli anni passati, anche lei nel gruppo di testa, che dove la Lonedo dopo 9 minuti è ancora davanti, quindi ci avviciniamo a metà gara, quindi molto 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 bene. Ogni tanto tende a darsi il ritmo anche con la testa l'atleta veneta, non ad ogni passo. Beh, è molto migliorata negli ultimi mesi, anche come dal punto di vista della meccanica, sembra diventata più forte, più tonica, e lo sta dimostrando sul campo. È proprio sempre in testa ed è un bel vedere, è una maglia azzurra in testa, l'abbiamo vista nella gara femminile, quella delle under 20, con una formidabile, fantastica e promettentissima Nadia Battocletti, che è andata a conquistare la medaglia d'oro. Qui Rebecca Lonedo vuole provare a non essere da meno. No, ci sta. E qui adesso c'è un avvicendamento davanti, ma rimane sempre lì a contatto con adesso c'è un attacco, adesso la gara si è incendiata improvvisamente, sì, dopo 10 minuti di gara è la Scherer, atleta che... Chiara Scherer, atleta svizzera, che ha preso fortemente l'iniziativa adesso con Gehring e Datke, le due tedesche che sono incollate a lei, e così però Rebecca Lonedo molto molto brava. Sì, continua a tenere, capisce che è un momento chiave, deve cercare di resistere dentro questo gruppone di testa che è ancora molto molto ampio. Griffiths per la Gran Bretagna, Sénéchal per la Francia, ma ancora sì, gruppone che sembrava potersi assottigliare di più, invece è ancora corposo. Qui passa Zanne, Federica Zanne è ancora in buona posizione, e Scherer, Gehring, Datke, Lonedo, Griffiths, Sénéchal, queste le atlete nella prima posizione. C'è anche Pizik per la Polonia, sono ancora una quindicina, sì, poco meno, una dozzina di atleti lì davanti. Celia Anton per la Spagna, con un'altra compagna di nazionale lì nelle prime posizioni, dovrebbe essere la Carmela Cardama. 3,5 chilometri di gara, 11,15, la Gehring si affaccia per davanti e gruppo allungato in attesa. Sì, rallenta un po' adesso anche perché dietro tornano ad avvicinarsi, sono abbastanza ancora compatte in questo primo gruppo, che però già si è un po' selezionato, sono una dozzina ancora, 15 atlete allungate, 12 più 2 leggermente, 13 più 2 leggermente staccate, due giri alla fine. C'è anche la chioma bionda di Anne-Emilie Müller in questo gruppo, adesso è proprio sulla sinistra, proprio in scia a Rebecca Lonedo, si fa vedere la danese. Ancora Scherer, Gehring, Datke davanti con Griffiths, Pizkin. Molto bella la corsa Pizik della Gehring, molto, molto decontratta. E primo piano per Rebecca Lonedo, primo piano che forse è per la grande favorita, ovvero Anne-Emilie Müller, ma lei la precede e quindi entra di diritto in questa bella inquadratura. Federica Zanne è passata in 21esima o 22esima posizione
Adesso qualche, sta perdendo qualche posizione la Lonedo, perché è un momento chiave della gara, c'è stata sicuramente un'accelerazione importante e quindi proprio Göring ad imprimerla. E adesso viaggia. Adesso deve un po' stringere i denti. Deve cercare, Stefano, dare tutto per stare dentro questo gruppo. Ha fatto gara di testa, ha fatto gara molto però spavalda. Adesso è dura perché stanno scappandole via tutto il gruppo. C'è una Göring con una corsa meravigliosa davanti. Griffiths a continuare con corsa magari meno bella dal punto di vista stilistico, ma comunque piuttosto efficace in questa fase. Müller adesso si sta riportando avanti con Datke, ancora molto bene. E beh, l'azione della Göring è molto, molto importante in questo momento, sta allungando la fila. Pijic per la Polonia, sempre lì, sempre nelle prime posizioni, sta cercando Lonedo. Zanne sta un po' risalendo. Zanne sta risalendo, Lonedo, ma sta Lonedo qui faticando, ha accusato questo cambio di velocità in testa al gruppo, è uscita dalle prime 10, adesso la vediamo girare la curva. Un po' sbandare, ma ti dirò, Giorgio, forse meglio fare gara a spavalda, meglio fare gara certo di questo livello per poi capire di aver raggiunto il limite piuttosto che rinunciare in partenza. No, beh, ma ha fatto benissimo, perché dopo sa che qual è l'andatura che dovrà, per cui dovrà allenarsi nelle prossime manifestazioni. Sta correndo ancora nelle prime 15 posizioni, finisce entro le 20, sarebbe un risultato assolutamente positivo. Bene anche la Zanne. Tecnici turchi che osservano Müller che si porta avanti, ma la Göring se ne sta bionda. Andando Göring prova ad andare via, mi sembra che quello che mi ha sorpreso di tutti i vincitori non sempre succede così, è l'assoluta la facilità con cui la corsa, la meccanica di corsa, un po' come gli Ingebrigtsen, questa Göring, ma però anche dietro non ha ancora partita vinta. Si vede all'occhio, l'occhio insomma che ne ha viste di ragazze e di ragazzi correre, di Giorgio Rondelli, lo nota proprio subito. Ma cari amici e cari amiche di Rai Sport, guardate il confronto tra questa atleta Anne Göring che guida ed altre atlete molto più scomposte dietro, molto più difficile apparentemente la corsa di altre, apparentemente facilissima la corsa di Anne Göring. No, però è anche sostanziale questa cosa, perché si vede che sta mettendo spazio tra sé e le altre. Attenzione, però a Müller. Buoni piedi anche la Müller, che non è assolutamente tagliata fuori dopo 16 minuti. Qui siamo verosimilmente anche forse oltre il quinto chilometro, quindi mancano 1300 metri di gara. Göring che va cerca di fare fuga per la vittoria quando sta per iniziare l'ultimo giro. Se ne va, sono quasi al limite dei 5000 metri, lì inizierà l'ultimo giro di 1300 per andare ad incoronare quella che sarà la campionessa europea Under 23 di questa 25esima edizione neerlandese di Tilburg, dentro questo Safari Park che ha visto alternarsi pioggia, qualche sprazzo, per la verità poco luminoso di sole, però per fortuna non troppa pioggia sopra queste atlete e gli atleti che le hanno precedute. Göring che se ne va, cerca di tenere alto il ritmo perché la Müller è molto, molto vicina, sta cercando di chiudere. 14esima adesso Rebecca Lonedo, passa a 21 secondi di distacco, ha fatto gara coraggiosa, adesso sarà difesa per lei da qui alla fine. Federica Zanne in 21esima posizione, piuttosto costante invece la prova dell'atleta dell'Atletica Brescia. È momento Müller e Scherrer per Danimarca e Svizzera ad inseguire, Germania con Anna Göring che sembra scappata, forse anche irreversibilmente vuole invece cancellare questo avverbio
Anne-Emily Möller. Bisogna vedere questo tratto in discesa qui, su questo rettilineo qui si può spingere al massimo, vediamo le gambe della Möller, la Möller non perde più e la Göring non guadagna più, questo è un primo segnale che ci può essere anche un eventuale ricongiungimento. Andiamo qui. Bella la tecnica, bella di Göring. Passano però molto bene anche le atlete alle sue spalle. Quasi 96 Anna Göring, 97 Möller, ancora una discreta posizione sesta per la squadra azzurra nella classifica squadre virtuale, difficile pensare di scalare fino al podio, ma intanto seguiamo questa bellissima falcata azione. Più ampia quella della Göring, maggior uso delle frequenze della Möller, che sta cercando appunto di agilizzare al massimo per chiudere questo gap che non è ancora definitivo. Si sono sgranate queste atlete, mentre Piszczek per la Polonia, altra atleta classe 96 che insegue in quarta posizione, tutte dietro le altre, erano un gruppetto di 15 fino a non molto tempo fa, poi soprattutto una, Anna Göring, ad imprimere, mentre Scherrer sembra alzare bandiera bianca in questa fase molto più affaticata l'elvetica. Vediamo l'azione della Möller in questo tratto, manca abbastanza poco, deve avere ancora le gambe, ha portato sotto la spesa sotto casa, adesso la deve portare in casa con l'ascensore, vediamo se è così semplice, ma la Möller è lì, è incalzante, anzi sembra aver cambiato marcia. Si è avvicinata Anna-Emily Möller, ha fatto gara molto sorniona in qualche misura, perché è stata quasi mai davanti anche quando il gruppo era un gruppetto di 15, adesso si porta proprio in scia ad un'Anna Göring proprio in questo tratto che abbiamo visto decidere molto spesso anche le altre gare. Si è visto come è salita e scesa da queste salite, che era un po' affaticata muscolarmente, ne ha subito approfittato la Möller per chiudere il leggero distacco e adesso vanno alla fase decisiva. Ancora non ha mai messo il naso davanti nella prima posizione di questa gara dedicata alle Under 23 di questo europeo di corsa campestre di Tilburg. Continua a stare in scia Anna Göring, forse in attesa di sferrare attacco decisivo, di lanciare volata lunga. Vedremo, perché qui parte già, si apre il percorso e parte già la volata. Möller adesso si porta davanti all'interno, Göring prova a difendersi, frequenze per Anna-Emily Möller, lo dicevi Giorgio, ed ecco qua il risultato, ha fatto gara in crescendo la danese, che va a conquistare il titolo europeo tra le Under 23. C'è una doppia volata perché dietro prova a tornare sotto Piszczek, intanto vince Möller davanti a Göring e dietro c'è Scherrer che prova a tenere la terza posizione sul podio dall'attacco di Veronika Piszczek, che invece sembra passarla. Eccola qui, è proprio la polacca che va per la terza posizione, acciuffata proprio nel finale, grande Scherrer polacca, che è arrivata stanchissima. E lì è stato bello, come tu hai sottolineato, dalla frequenza, quando c'è stata la volata ha messo dentro l'ampiezza, aveva più forza muscolare e ha fatto la differenza. La Göring non si deve rimproverare nulla, ha fatto tutto bene, ha trovato un'avversaria che è riuscita a rientrare e a piazzare una volata e a piazzare la volata vincente. Problemi di transponder vediamo se queste sono le gambe di Datke, che ha perso una scarpa. Problemi di transponder per Veronika Piszczek, il cui tempo non è passato nella grafica, ma ve lo diciamo noi che è lei la terza, poi è arrivata anche adesso la prima azzurra, 19. Rebecca Lonedo, 19esima. Brava, decisamente, gara coraggiosa, poi è andata come è andata, come punteggio, risultato finale, ma importa anche la sensazione, la percezione, la esperienza fatta per il futuro. Questa è Anna-Emily Möller. Ma non ho capito se la Möller è stata certa, convinta di... stava chiedendo secondo me il risultato della squadra, perché diceva siamo prime noi... Danimarca, dici? Andiamo a vedere. Loro stavano chiedendoselo tra
tra Svezia e no, vince la Germania, vince la Danimarca Germania. Addirittura in quinta posizione, Germania davanti a Spagna e Gran Bretagna, quindi Göring che almeno si metterà al collo l'oro della prova squadre. Qui ha fatto a propria volta gara coraggiosa, però Müller è stata tatticamente un drago, ma direi. Sai, diciamo un drago, ha corso molto bene, l'altra con quel tipo di corsa non è, ha minor capacità di mettere le alte frequenze sul finale di gara, poi aveva speso molto, lo si è visto negli ultimi saliscendi che aveva più reattività, più forza muscolare. La Müller è andata a vincere con una bella volata. 23esima è arrivata Federica Zanne, brava. Ha fatto una gara molto costante, senza perdere neanche una posizione nelle ultime tornate. Andiamo a cercare la terza azzurra al traguardo, è Maraghidini, 36esima ad 1.15 dalla vincitrice danese, abbiamo detto, Anne-Emilie Müller. Eccola qui che sta continuando a cercare di fare i calcoli anche per la gara a squadre, ma l'hanno capito ormai le ragazze danesi che, nonostante il punteggio più basso possibile per una delle tre atlete che danno punteggio, ovvero quello della vittoria, per Anne-Emilie Müller, per la prova squadra Italia c'è poco da nona? Fare. Oh, Italia settima. Tutto sommato settima. Non è andata malissimo, no, con no. Tre sole atlete al via, che significa il minimo per far punteggio. Avessimo avuto in gara anche la Tommasi, che non solo sulla carta era la nostra numero uno, potevamo aspirare a un piazzamento molto, molto migliore, però le tre in gara hanno fatto tutte il loro dovere con un circolino rosso, nota di merito, per la bella gara che ha fatto per due terzi la Lonedo, sempre nelle prime 4-5 posizioni. Anche qualche foto finish, per questo in questa grafica non vedete tutti i piazzamenti, ma ancora qualche replay che, grazie al supporto tecnico di Mimmo Castaldo e di Roberto Colelli, si ci permettono di vedere proprio questo bellissimo sprint finale da parte di Anne-Emilie Müller. La danese va ad aggiungere ancora un po' di Nord Europa in questa gara nord europea, che ci ha già mostrato la vittoria di Jakob Ingebrigtsen tra gli under 20, ma c'è anche un po' di Sud Europa, c'è parecchio di Sud Europa, esatto, con Nadia Battocletti e la sua vittoria stratosferica, autorevole e proprio gagliarda tra le under 20. E qui questa è proprio la classifica della prova squadre, con Germania davanti a Spagna e Gran Bretagna, settima con l'Italia. Con la Tommasi potevamo lottare anche per arrivare intorno alla quarta posizione, sotto mi sembra difficile perché la Gran Bretagna 33esima. Podio era difficile, torniamo tra poco da Tilburg. E partiti con tanto di colpetto anche alla telecamera che si era avvicinata un po' troppo a quei piedi, partiti anche gli under 23 uomini, dopo facciamo riepiloghino, dai, Nadia Battocletti under 20 donne, ragazze, dai, perché under 20 donne fa un po' ridere dirlo, under 20 uomini, ragazzi, Jakob Ingebrigtsen, Anne-Emilie Müller ha vinto la gara under 23 femminile, e qui gara maschile con 5 atleti azzurri, sì, presenti. Ci sono le due conferme, gli emiliani Alessandro Giacobazzi e Simone Colombini, con il bergamasco Ahmed Uchta e il friulano Jacopo De Marchi, che già avevano indossato la maglia della nazionale tra gli juniores. La prima presenza invece con addosso azzurro per il brianzolo Riccardo Mugnosso. Qui purtroppo Giorgio Rondelli, c'è stato un forfè piuttosto importante. A me la della WED, che era un atleta molto bravo sui specialista dei 3000 siepi, che ha rinunciato alla vigilia. Qui sulla carta i nostri più esperti rappresentanti sono indubbiamente Simone Colombini e Giacobazzi, che hanno vinto vari titoli giovanili, hanno già partecipato a molte nazionali junior di corsa campestre, di corsa su strada. Giacobazzi addirittura a 20 anni ha esordito anche sulla maratona, dove ha un personale di 2.15-25. Colombini è un ottimo sempista con 8.40. Gli altri sono atleti che si sono segnalati durante l'attività di cross, e vedremo. Quindi gara difficile,
e con un favorito, almeno sulla carta, il francese Jimmy Gressier, l'atleta come favorita. Due francesi, no, da seguire soprattutto, sì, sì. I due che hanno l'anno scorso, vinto l'anno scorso, che diedero, Jimmy Gressier e Hugo Hay. Che l'anno scorso diedero un grosso dispiacere a Crippa sul finale di gara della gara Under 23. Questo Gressier è un personaggio un po' particolare, un po' guascone, ma un atleta molto determinato, con una grande carica agonistica. Vediamo come interpreterà la gara. Sai, se poi vai forte puoi anche permetterti, no, di essere no, ma lo è in maniera, la maniera abbastanza simpatica. Vediamo, ancora siamo ancora un po' in una fase interlocutoria. Sì, è stato, ha cominciato abbastanza tardi tutto sommato Gressier ad occuparsi di atletica nel 2015, più o meno qui problemi per proprio per uno dei nostri problemi, ci sono stati qui con una scarpa per, sì, Jacopo De Marchi. De Marchi, che è un atleta del CUS Trieste, anche lui allenato da Roberto Furlanic come Negagenet Crippa. Peccato, perché perdere in questo momento una scarpa lì è il momento peggiore per farlo. E qui intanto il gruppone è piuttosto corposo, dove anche Romania, attenzione proprio ad Andrei Rusu, che è stato il campione europeo under 20 sui 10.000 metri in pista, uno dei possibili rivali dei due francesi, così come lo è Samuel Fitwi, atleta neotedesco di origine eritrea, che ha vinto la prova senior di selezione, pensate, in Germania. Poi lui ovviamente è in età per gareggiare tra gli under 23, ha opportunamente scelto questa gara anche perché il livello dei senior è piuttosto complicato, e qui ma non se ne mandano nemmeno particolarmente, no, no, a dire proprio Rusu è l'atleta turco. Intanto vediamo Onur Arash è l'atleta turco, si sono dati una spintarella non amichevolissima, ma insomma Gressier sta venendo avanti, il cappellino portato al contrario, mentre qui vediamo la caduta di un atleta belga. Siamo dopo circa 1500 metri di gara, eccolo qua Gressier, ecco, con la maglia anche bianca lì nelle prime posizioni, altro dei possibili rivali di Gressier, eccolo lì, è proprio il favorito senza il Belgio di questa gara. Forsyth è l'atleta irlandese che sta provando a fare gara di testa. Ci sono anche due atleti israeliani qui abbastanza evidentemente oriundi a propria volta. Italia molto indietro nella classifica squadre in queste prime battute, addirittura quindicesima. Non vedo proprio maglie azzurre, sino no, quelle no. israeliane in questa prima parte. Sono tutti piuttosto nelle retrovie italiane. Auspicio italiani, quindi, di gara in crescendo per i cinque azzurri. Ricordiamo, perché c'è ormai è tradizione che il primo mi sembra Uda, e con vicino a lui Colombini, più indietro Giacobazzi, che essendo fondamentalmente un atleta di fondo, un maratoneta, ha un po' di difficoltà negli avvii veloci. Intanto Gressier si è portato, mi sembra di vedere, è lui che si è portato al comando, sì, ad allungare la fila. Vediamo se deciderà di fare gara subito, dura dall'inizio, ma sembrerebbe di sì. E poi sole anche adesso a tratti, non in questo tratto dove c'è ovviamente il bosco a negarlo, ma anche tratti di sole. Gressier qui, progressione decisa. Lo si vede dall'andatura degli altri che si è velocizzata e sta andando via. Gli va dietro Adrian Ben Montenegro, il nome completo di questo che è stato bronzo nei 1500 metri agli europei del 2017. L'iberico sembra essere l'unico capace di stargli dietro, ma c'è anche un altro, sì, altro sta francese. Venendo avanti anche Fitwi. Terza posizione c'era provvisoriamente un altro atleta francese, mi sembra di aver visto che fosse Gilaver. Gara che si è animata, Stefano, dopo solo 2 chilometri, ne mancano ancora 6 chilometri, quindi manca ancora tanta strada, ma Gressier gli ha dato una sgasata, così tanto per cominciare. Vabbè, evidentemente si sente sicuro
dei suoi mezzi. E yeah, piuttosto indietro, la regia adesso lo va a cercare, è l'altro francese che è stato secondo lo scorso anno, ma molto bene anche il grande antagonista che ti aspettavi, ovvero il tedesco classe 96, Samuel Fitwi. Si stanno andando via in due. Falcata più bello da vedere, Fitwi molto, molto efficace anche sul terreno pesante. Gressier che è un grande... Guarda tutti in fila gli altri. Sì, no. Sarà anche dura rientrare se Gressier continua a spingere in questa maniera. Stanno facendo già una selezione importante. Atleta svedese potrebbe essere Emanuel Gergis in terza posizione. Ha fatto capolino adesso. Si sono molto rimescolate le carte e soprattutto le posizioni di questa gara nel momento in cui questo ragazzo con il cappellino al contrario che risponde al nome di Jimmy Gressier ha deciso e continua a farlo di fare progressione. Proprio Gergis per la Svezia adesso in terza posizione con Luigi Laver e Ryan Forsyth per Francia e Irlanda rispettivamente, dietro anche Simon De Bognis, altro nome che mi ero segnato tra i possibili favoriti di questa gara, è l'atleta belga, atleta intanto... che si pronuncia De Bonni, anzi ci dice il sito ufficiale della manifestazione. Ai 2500 metri ancora dopo, ecco, il migliore italiano è Uda, 25esimo. E qui navighiamo in acque un po' melmose, un po' qui siamo un po' poco fluide e difficilmente la situazione potrà sicura. Speriamo che magari... migliori per qualcuno. Colombini è 41esimo, anche se è chiaro che gli atleti sono tutti molto vicini, quindi con una differenza di 3-4 secondi si può scalare 10-15 posizioni. Ugo Hey lì dietro è l'argento dello scorso anno quando si gareggiava in Slovacchia, prova a recuperare un po' Francia che per il momento gode della miglior posizione anche nella classifica virtuale a squadre e anche in virtù di quanto di buono sta facendo Luigi Laver che è lì dietro. Forsyth, Gergis, Gilaver e De Bonny nel gruppo inseguitore che sembra molto presto destinato a giocarsi l'altra medaglia, l'ultima medaglia. Guarda come si è girato, no? A guardare. La squadra francese è la figlia di quella squadra francese che noi battevamo 3-4 anni fa a livello junior con i vari Chiappinelli, Crippa, Giacobazzi, così, che poi è cresciuta con gli anni e ci ha battuto un po' a sorpresa qualche anno fa proprio in Francia e adesso poi ha fatto crescere questi Gressier, questo Ugo Ayi e anche la squadra, quindi una squadra molto, molto competitiva e lui Gressier è il leader di questa squadra. Vanno via in due, ombrelli che si riaprono nel frattempo in questo scorbutico meteo, ma del resto se vai a dicembre a correre nei Paesi Bassi non è che ti puoi aspettare di essere, non dico in Sardegna come è successo 2 anni fa, dove il clima era decisamente più clemente, temperature anche un po' freddine in questo che è uno zoo per animali selvaggi, questo safari park che ha lasciato spazio però in questo grande parco anche ad un bel percorso. Bello. Per il cross country, per la corsa campestre. Due davanti, dietro a debita distanza tutti gli altri, con Ugo Hey che sta tornando sotto con Gergis, De Bonny, Forsyth e Gilaver per il bronzo, apparentemente. Sono due gare, la gara per l'oro davanti, e non si guarda indietro, non smette di spingere, non chiede aiuti di dargli il cambio, vuole vincere di forza, stando in testa praticamente dal secondo chilometro in avanti. Gressier, un atleta da 13.38 di personale sui 5.000 metri, Jimmy Gressier, un atleta che è arrivato in Germania dall'Eritrea come rifugiato, Samuel Fitwi, atleta che ha invece un personale piuttosto più alto di 13.56 sui 5.000, è un discreto
Sì, è un 64 e 44 sulla mezza maratona, atleta che comunque ha prospettiva. Samuel Fitwi è più un atleta forte su strada. Beh, intanto vediamo che Colombini ha recuperato addirittura 21 posizioni dalla 41esima alla 20esima. Molto, molto bravo l'atleta emiliano, è entrato nei primi 20 e sembra poter fare una gara in progressione, mentre non sembra così per gli altri, perché però ossigeno per Colombini. Adesso Udà è 38esimo, anche lui a recuperare qualcosa, 38esimo, però no, Udà è andato indietro, era meglio, adesso è andato indietro, e qui continua questo braccio di ferro Gressier. Vediamo questa zona con i tre tronchi da saltare, e beh, ormai hanno fatto un grande vuoto sì, Forsyth per l'Irlanda a guidare un inseguimento che è più inseguimento alla terza posizione. Adesso sono sempre gli stessi in quel gruppetto, con Belgio, doppia Francia con Gilavert e con Hugo Hay, e Svezia con Gerghis. Gara che si è fatta molto interessante qui davanti, perché Francia e Gran Bretagna, anche la Gran Bretagna non è messa male, non è molto distante dalla Francia, che rimane comunque la favorita per il titolo, sia individuale che a squadre. Ancora Gressier. L'Italia è piuttosto indietro. Sì. Ancora qui il migliore in quello che era l'ultimo rilevamento era Simone Colombini, ragazzo del Centro Sportivo Aeronautica Militare, così come Alessandro Giacobazzi. Trieste Atletica è la società di Jacopo De Marchi, l'atleta sfortunatissimo che abbiamo visto perdere una scarpa proprio nelle prime fasi, quindi continua a piovere parecchio, mentre Ahmed Uchta è dell'Atletica Casone Noceto e Riccardo Mugnoz dell'Atletica Visnova Giussano, così abbiamo citato tutti e cinque gli atleti. 8-9 secondi il vantaggio della coppia di testa su questo quartetto, che è in lotta per il bronzo. Non? Allora, l'oro a squadre per la Francia comincia a essere già quasi matematico, perché sono in tre nelle prime sei posizioni, e quindi difficilmente si può far meglio, anzi non si può far meglio, perché la matematica, come si dice, non è un'opinione. Beh, Gressier, però qui anche adesso si è un po' incaponito nel voler staccare Fitwi. Ma lui è molto determinato. Lui continua a essere aggressivo su qualsiasi tratto del percorso, salita e discesa, piano. Fitwi qualche volta perde qualche battuta, e poi con la sua falcata elegante, esteticamente più bella rispetto all'azione del francese, torna regolarmente sotto. Struttura fisica anche diversa, un po' più fisicato Gressier, un po' più, anzi decisamente più leggero Samuel Fitwi. Ed è un bel duello proprio tra due atleti diversi, con condizioni meteo che sono un po' cambiate. Adesso piove copiosamente sopra questi atleti, e quindi terreno che si allenta ulteriormente sotto i loro piedi. Cambiano anche un po' le sensazioni che hanno avuto da un giro all'altro. Però, come avevamo detto prima, sottolineato anche in altre gare, tutto sommato è un terreno fangoso, ma anche abbastanza compatto, perché c'è molta componente sabbiosa, per cui vediamo gli atleti che non affondano nel fango, ma riescono a spingere e a mantenere delle velocità anche sotto i 3 al chilometro, cosa che non era facilmente pensabile alla vigilia della gara. Due giri alla fine, 15 minuti e 35, siamo oltre il quinto chilometro. Alla fine di questa gara andremo a fare un piccolo salto spazio-temporale che ci consente il fatto di essere in differita, cioè andremo, visto che vi abbiamo già proposto le gare senior, le gare degli under 20, le gare degli under 23, andremo a vedere quella che è stata la gara conclusiva di questo europeo di Tilburg, ovvero la staffetta. Colombini quindicesimo, sempre meglio, clamoroso, molto bravo, molto atleta modenese. Ha recuperato 26 posizioni in un paio di chilometri. È sicuramente quello più che sta avanzando di più. Gli altri azzurri invece stanno andando un po' indietro. Udà rischia di uscire dai 40. Anche Gerghis è andato indietro, sono rimasti in tre a giocarsi la terza posizione. Qui attenzione a Gressier, che ha dato un'altra sgasata, e fatica Fitwi per un attimo. Adesso sembra ritrovare
è una buona efficacia, ma come Zampetta è come se Gressier. Gressier sembra che abbia preso l'avversario per la gola e non lo molli finché non riesce a strangolarlo del tutto. Dietro i francesi ancora una volta Hay con Forsyth e con il terzo francese che era Gilavert lì all'inseguimento, ma qui davvero Gressier ha fatto una gara molto molto determinata, sì, no, quasi feroce, da grande front runner, pronti via, chi mi ama mi segua, e adesso stava veramente mettendo alle corde un Fit V che comunque è sempre molto efficace, tecnico tedesco che si mette a correre per quanto può, perché a questo ritmo riesce a farlo per pochi metri, parallelo a Fitwi per lanciarlo, diluvio sopra Gressier e sopra Fitwi che non ha ancora abbandonato, no, perché sono 3 secondi, 2 secondi e mezzo, 3 secondi. Certo, davvero feroce la determinazione di questo, sì, ragazzo francese che ha fatto gara diversa da tutte quelle che abbiamo visto finora, esatto, perché esatto. Ci ha mostrato un'altra interpretazione di questo percorso. Quasi tutti i vincitori sono atleti che hanno vinto in volata lasciando sfogare gli altri, qui invece pronti via, gli è dato una botta. Ha dato una botta e adesso sta facendo non proprio il vuoto definitivamente, ma i secondi da 2 o 3 sono diventati 4 o 5. Cominciano a crescere i secondi di distacco di Samuel Fitwi. Jimmy Gressier prova allora a confermarsi. Sono in tutto 616 gli atleti di 38 paesi che hanno partecipato a questo europeo di Tilburg. Non è una località nuova per questa manifestazione, no. Già nel 2005 si era disputato da queste parti, in questo Safari Park di Bexbergen, l'europeo di corsa campestre. In quel caso erano 356 gli atleti di 27 paesi, vuol dire che questa disciplina è in crescita. Io ricordi precisi perché vabbè, sarà autobiografico, ma ero io responsabile della nazionale italiana di cross, solo che al termine della manifestazione mi dimisi per miei problemi di convivenza con i dirigenti di allora, guidavo io la nazionale italiana di cross in quel di Tilburg, dove insomma qualcosa di storico successe, se non altro perché ci fu una delle 9 vittorie di Lebit, grande ucraino, grande, che comunque insomma di italiano ha, sì, perché ha gareggiato per tanti anni per società del Verbano, la cover Verbania dei fratelli Pizzi, grande interprete della corsa campestre, anche un terzo posto ai mondiali dove un po' con una volata devastante alla fine. Intanto 4 secondi, Fitwi comunque non è andato alla deriva, attenzione, non è andato alla deriva. E ci sta anche che Jimmy Gressier, in questo suo forsennato feroce attacco che ormai porta avanti da tanti giri, possa anche vedere le energie al lumicino ad un certo punto. Ma ora non, da questa immagine sembra tutto il contrario, magari le sue energie sono un po' meno, a parte che mi sembra Colombini undicesimo, intanto undicesimo, grande Colombini, quasi in orbita top 10 a questo punto. Sta facendo tutto in crescita, sta facendo un garone, siamo negli ultimi mille metri. Gressier sicuramente ha faticato, ma mi sembra che di energie ne abbia ancora tante, non mi sembra che Fitwi ne abbiano più di lui, ma poi aumenta il distacco, siamo a 50 metri almeno e non la butta di certo via quando gli mancano ancora 800-900 metri di gara. Sì, difficile davvero questo inseguimento di un Samuel Fitwi che comunque non ha alzato bandiera bianca totalmente, non è crollato anche psicologicamente dopo aver visto andare via Jimmy Gressier, che non si è voltato una volta praticamente, è andato via a testa bassa, o meglio sguardo fisso davanti, adesso ghigno anche sui suoi occhi, perché questa è gara molto dispendiosa, molto dispendiosa, però si volta adesso a guardare, però devo dire tanto non tanto perché il cappello girato, tanto di cappello a Gressier, perché
raramente ho visto un'aggressività di questo livello, una determinazione così feroce di andare a vincere proprio per KO sull'avversario. Comunque FTV atleta elegante, manca davvero poco, quasi irreversibile questo gap che è aperto. Jimmy Gracier, che continua ad ogni curva con grande lucidità e con grande controllo a voltarsi, a vedere la posizione del suo avversario. Adesso anche si prende tutte le cautele del caso in quel tratto, anche se non è che proprio l'abbia affrontato al meglio. No, però gli mancano praticamente un 500, 5 e mezzo chilometro, e guardate il distacco, è sempre di assoluta sicurezza. Per lui deve stare attento soprattutto a non cadere. Le gambe adesso, fa male. Adesso addirittura esulta nella curva dei francesi, ovviamente. Ha riconosciuto qualcuno, ha cominciato a chiamare il pubblico amico. È un personaggio, l'hai detto bene, no, Giorgio Rondelli, che questo Jimmy Gracier piacciono questi corridori così coraggiosi, spregiudicati, e va verso il successo. Dovrebbe mancargli più o meno due ultimi 200 metri per il francese, che vince davvero davvero la grande, comincia già a festeggiare. E vuole la bandiera? Vuole la bandiera? Vuole? Va bene. La va a prendere, e prendi la bandiera. Qua. E va bene, eccola qui. La bandiera. Non mi dire ma ne prende un'altra. Va bene. E allora? Va bene. E allora? Poi uno dice i luoghi comuni, no? Sullo sciovinismo oltralpe, e le è andato a prendere due di tricolori francesi. Jimmy Gracier ha fatto un garone e gli vale la medaglia d'oro tra gli under 23 in questo europeo di Tilburg, della corsa campestre, e arriva così, no, in scivolata. Ma è scivolato o si è? No, ha provato a scivolare, ma poi insomma, vabbè, lo stile non è il migliore. Samuel Fitwin non sembra credere a questo suo argento. Hugo Hay scende di un gradino dal podio rispetto allo scorso anno, in terza posizione, però si conferma sul podio. 23-37, anche un gran bel correre. Ha dato una facciata sul... E qui fa il tifo per i compagni di nazionale. Ci arriva però Patrick Dever, quinta posizione. Sesto è Tarik Unovales, Fabien Palcao settimo, ed è oro a squadre. Arriva adesso Colombini, ma dodicesimo, grande gara di Colombini, la top 10 per pochissimo, ma davvero gara in crescendo. E Gagliarda per Simone Colombini, oro a squadre per la Francia, mai in discussione praticamente dall'inizio, e questo ragazzo ha fatto spettacolo in tanti modi sul rettilineo finale, anche qualcuno un po' goffo, qui ha qualcuno che lo attende anche dietro la transenna, e... bel personaggio. Adesso il replay è un po' impietoso. Vediamo, perché cerca di fare un gran finale. No, si è buttato apposta. Però prende una facciata sulla linea del traguardo, che sì, non è proprio la foto ricordo che voleva lasciare. In Gebritz almeno si è buttato sulla schiena. Sì, è stato un po' diverso. È un po' guascone, un po' guascone, ma c'era da attenderlo. Ha esagerato con le bandiere, ha esagerato col tuffo, e ha esagerato ma in corsa, senso positivo, con la corsa. Intanto dopo Colombini, bisogna aspettare un po' prima che arrivino al traguardo gli altri azzurri. Questo ci condanna un po' a una classifica non tanto esaltante. Guarda, è passato adesso Alessandro Giacobazzi in quarantesima posizione, 1 minuto e 26, in ritardo abbastanza cospicuo rispetto al qui inquadrato Jimmy Gracier. 1.33 di distacco adesso, 45esimo Riccardo Mugnosso, e ancora più dietro Ahmed Uchta, 1.56 in 58esima posizione. Festa grande all'angolo francese, doppio oro in questa gara individuale. E poi 69esimo Jacopo De Marchi, ma ricordiamo molto penalizzato dalla caduta all'inizio. Sì, aveva fatto un po' Italia, come Cenerentola, perdendo la scarpa. Italia decima, è un po', insomma, un risultato un po' pesante per la nostra squadra under 23. È un po' piovuto sulla squadra azzurra in questo caso. Ricordiamo che dove avrebbero però potuto partecipare Yeman Krippa, poi ha rinunciato, ma Johannes Chiappinelli con dentro, certo, loro due
E con Colombini addirittura si poteva lottare, era una squadra da podio. E anche Abdelwahed che ha rinunciato per condizione fisica. Meno forte nel cross di altri due, ma Crippa e i Cappinelli sono due talenti super affidabili e in questa gara, ripeto, ci avrebbero fatto addirittura lottare con la Francia per il primo posto. E allora Jimmy Cressier a continuare, grandi festeggiamenti, sono qui in primo piano, anche un po' delusi. Da Udà, Giacobazzi, abbiamo visto. Un po' deluso soprattutto Ukta, che aveva cominciato la gara con migliori prospettive. Questa è la classifica squadre con Gran Bretagna seconda e Spagna terza, abbastanza cristallizzate le posizioni, abbastanza presto, quando poi Jimmy Cressier ha dato quella ha impresso un ritmo insostenibile per tutti. Noi ci proiettiamo verso l'ultima gara di questo europeo di cross, questa volta è l'ultima sia della nostra differita ma anche l'ultima proprio in senso cronologico. Recuperiamo un po' di coerenza cronologica con quello che sarà la staffetta mista. Domanda secca, attendersi cosa, Giorgio Rondelli, da una squadra? Ma è una squadra che è uscita dalle delle selezioni con due atleti maschi, Mouad Abdikader, che è il nostro miglior 1500ista, atleta da 3.36 sui 1500, e Ala Zoglami, che è un ottimo siepista, insieme al fratello gemello Osama, e con tra le migliori mezzofondiste veloci, che sono Giulia Aprile, campionessa italiana dei 1500, ed Eleonora Vandi. Distanza dei 5800 metri per questa staffetta si fa. Che sono competitive, però bisogna vedere come si adattano a questo tipo di percorso, e questo è l'incognita della gara di oggi. È chiaro che è una gara totalmente diversa dalle altre, certo, per le distanze, no? Perché sono 5800 metri che vengono coperti però da quattro atleti, quindi sono gare veloci, molto, perché si parla del mezzo fondo, molto veloce, della corsa campestre, scusate. Vediamo il primo a partire, partono i maschi, e per l'Italia parte Mouad Abdikader. 12 nazioni al via, quindi bisogna andare a tutta dal sole, dal primo metro. Probabilmente eccolo qua, Mouad Abdikader, probabilmente il Belgio come grande favorita, con quattro atleti che sono molto forti sui 1500. Ismael Debiani è uno di quelli che ha lanciato proprio questa prima volata. Però anche Spagna e Francia sono tra le squadre più competitive. Vediamo un attimo. La Spagna ha confermato tre quarti del bronzo dello scorso anno con un innesto non male, come Saul Ordonez, primatista spagnolo sugli 800 metri. Fatica in questo momento Abdikader. Proprio Ordonez qui a lanciare la staffetta spagnola, ma Daniel Di Marca che lancia in modo molto gagliardo questa prova. Non è proprio la squadra che ti aspetti, qui Nick Jensen cerca di fare gara di testa e qui recupera qualcosa. Sì, bravo, sta correndo in progressione, non ha sparato i primi 400 metri, adesso prova a recuperare con Danimarca, Francia e Spagna in fila indiana. E bene Abdikader, bravo, il quinto atleta dell'aeronautica militare, allenato da Massimo Pegoretti, atleta nato a Bulawajo, Somalia, ma poi arrivato in Italia già nel 2006, viveva a Sezze Latina in compagnia di due fratelli, uno dei quali è pure dischetto mezzofondista. Sì, lui è riuscito a essere naturalizzato in tempi più brevi, in quanto mi pare rifugiato politico, quindi ha tagliato i tempi, quindi invece di 10 anni ha aspettato 5 anni. Ecco, allora Francia, Spagna, Danimarca, bravo Abdikader, non deve perdere questo gruppetto. Adesso qui una battuta a vuoto perché è un po' scivolato. Sono passati tanti atleti e tante atlete in questo percorso. Esatto. Questa è l'ultima gara di quelle
è proprio disputata, adesso rischia di farsi un po' risucchiare dietro dagli svedesi. Si fa risucchiare perché probabilmente più che le gambe non ha la giusta aggressività, non è abituato a questi tipi di percorso dove bisogna veramente andare un po' ai limiti. Francia adesso con Alexis Meillet a mettere un po' di margine rispetto a Gran Bretagna guidata da Jamie Williamson. Adesso è caduta anche rovinosa di Jamie Williamson, non so quanto favorita da Saul Ordonez, lo spagnolo, che però mi sembra non aver fatto vera scorrettezza. No, direi di no. Andiamo a vedere un po' più assolutamente lui che probabilmente ha messo un piede in una buca e è caduto. Francia davanti. Torna molto bene Saul Ordonez, dicevamo il primatista spagnolo, si toglie la polsiera, la una polsiera direi che partita Eleonora Avandi ed è partita Eleonora Avandi per l'Italia, atleta della atletica Avis Macerata, allenata da Fauzi Lakhbi, atleta pesarese classe 96 e qui partita per la Francia quinta. Invece la René Lamothe, Francia già con un discreto vantaggio. È forte questa Lamothe, attenzione, argento a Berlino sugli 800 metri. E questa Francia schiera anche un certo Messi in terza frazione, che non è proprio l'ultimo arrivato. Vediamo la Francia. Su pista, poi su Messi, di qua, chissà. Grande, grandissimo, sì, è pista. Vediamo, partita forte, ha un buon vantaggio. E adesso è inseguita da Spagna. Danimarca ancora molto bene. Bielorussia, la sorpresa assoluta era Bielorussia. Ilona Ivanov adesso ad aver preso buon cambio da Artyom Lohis, mentre Eleonora Avandi è in lotta con un gruppo, con il resto del gruppo, Svezia e così via. In quel gruppo sarebbe vitale avvicinarsi a questo gruppetto di tre che insegue rispetto alla Francia, ma non semplice per Eleonora Avandi. Vediamo la Francia che aveva un discreto vantaggio, mi sembra aver perso un po' di ritmica, è sempre un discreto vantaggio, ma non forse stanno guadagnando qualcosina dietro, vediamo. Porto 800, Spagna, Lamothe, come Bielorussia detto. E Danimarca, è la Spagna che io vedo soprattutto Eleonora Avandi un po' in difficoltà, molto in difficoltà, perché la stanno praticamente recuperando tutte le altre atlete. Qui dovrà provare a fare un piccolo capolavoro alla Zohlami, l'atleta delle Fiamme Oro Padova, che seguirà un po' in affanno la francese, sembra un po' però come il un po' margine in... non è proprio, però in bolsita invece la spagnola sta veramente dando il 100%. E se è vero, guarda anche già la traiettoria che deve fare per la curva, è molto in spinta. Vabbè, comunque ha dimezzato adesso Eleonora Avandi, però un pochino a cercare di risalire e recuperare un po' tono nella sua prova, almeno rimanere lì è importante. Gran Bretagna con Alexandra Bell un po' sotto le attese, qui Spagna che cerca adesso la Francia, io la vedo un po' sbarellante la Spagna, anche se non è certo bellissima da vedere, però grande forza muscolare, sta cercando di tornare sotto. Bielorussia ancora terza, Spagna la caccia della Francia. Avanti ha reagito. Siamo impietosi, Giorgio, se diciamo che tra le prime 3-4 nessuna corsa propriamente bella da vedere tra queste atlete. No, bella, non, per l'amor di Dio, sono sempre tutte delle ottime atlete. Però dinamica abbastanza... E diciamo che è più bella da vedere la francese, ma più a grinta spianata. La liberica con una determinazione feroce di tornare sotto. Guarda, mamma come torna mia. Sotto la Guerrero. Sì. Molto muscolare. Però molto... la francese è crollata muscolarmente. Molto aggressiva la Guerrero, che ha potuto anche usare il riferimento dell'atleta francese. Certo è che ok il riferimento, ma poi devi metterla nei muscoli e sui piedi quella grinta, e qui ricongiungimento soffre la francese, ormai
è in affanno da un bel po' e torna sotto molto bene nella questa seconda parte di frazione. Alexandra Bell, scusate, per la Gran Bretagna. Andiamo a vedere in terza frazione, c'è Victor Ruiz per la Spagna, che adesso va anche per quasi sorpasso, chiude un po' sulle transenne Renella Mott, assieme praticamente tre squadre assieme. Francia, Spagna e Gran Bretagna, giusto? Aspettiamo, eccola qui che si è un po' ripresa Eleonora Bandi nell'ultima parte, adesso però sembrano scappate le medaglie vediamo... in questo momento. Vediamo alla Zuclami, atleta allenato da Gaspare Polizzi. Grande allenatore di Totò Antimbo, Zarcone e tanti altri campioni siciliani. Zuclami allora a provare a fare ricongiungimento rispetto alle posizioni da podio, che sono queste qui, non sono proprio scappati via, almeno così sembra, irreversibilmente. Certo è che gara veloce, quindi quando te li vedi andare via poi non è tanto semplice tornare sotto. Qui poi c'è un ragazzo del caratterino non semplice come Mehissi Benabad, ma sì, che però non va bene, che la gara è corta, non sta riuscendo a fare la differenza per il momento. È una delle star, diciamo, tra quelli qui presenti, ma certo non è uno specialista di questo di questo terreno e di questo tipo di gara. Vediamo. E poi deve cercare di fare la differenza, perché poi se ti affidi alla ragazza, la Spagna se la può giocare pure alla grande. E qui anzi, molto bene Victor Ruiz, che addirittura prova a mettere in difficoltà Mehissi. Eh sì, un po' doveva fare la differenza, invece fa quasi fatica a seguire lo spagnolo, che ha davvero una bella corsa. E qui vabbè, ora su pista Mehissi è uno da gran finale, quindi chissà se poi sarà in grado di fare altrettanto. Ma bisogna vedere anche qui a Tilburg, vediamo anche condizioni di forma Mehissi, perché vediamo. Per ora testa a testa, molto bello anche in quest'ultima prova. Non manca lo spettacolo, davvero. Tilburg ci ha regalato un europeo di cross con i controfiocchi, scoppiettante, bellissimo. Iniziato, se seguiamo la cronologia, nel modo più dolce che ci si poteva aspettare per una delegazione azzurra di 33 atleti, che ha avuto una stella luminosissima in Nadia Battocletti con il suo oro nella prova dedicata alle under 20, poi qualche difficoltà in più con però una pregevole medaglia di bronzo nella gara a squadre per la prova senior con Yeman Krippa, che si è piazzato non tanto lontano dal podio. Qui in terza posizione passa Phil Sesemann per la Gran Bretagna, che prova anche a tornare un po' sotto. Italia, che non ho visto, è sesta in questo momento. Zoglami è sesto, ma con altri atleti è lì in lotta dalla sesta all'ottava, nona posizione, mentre sono praticamente quasi in volata Victor Spagna Ruiz e Mehissi. Comunque Mehissi non ha fatto la differenza, quindi grandi responsabilità sulle spalle delle frazioniste ultime donne, l'ultima frazione per noi, Giulia Aprile. Atleta Giulia Aprile, che fa parte del centro sportivo Esercito, allenata da Claudio Guizzardi, atleta siracusana. Quindi un grande finale lo sta facendo anche la Bielorussia. Ecco qui. E qui prova a fare il gran finale Mehissi, che però non sembra se lo andarsene rispetto a Ruiz, ma poi sono arrivati soprattutto. Qui allora se la giocano Solange Andrea Pereira per la Spagna, Johanna per la Francia e la Bielorussia, che Jessica finale la Jude. Bielorussia, Jessica Jude per la Gran Bretagna, Bielorussia con Volkan Nemahai e adesso Giulia Aprile a chiudere per l'Italia, Johanna Geyer-Karl per la Francia, qui la Franco Bollata lei la Pereira. Sì, qui la Francia dovrebbe anche ragionare un po', perché se è sicura comunque di che non ci siano rimonte da dietro, deve marcare la spagnola, che invece le si è messa dietro e si fa portare. Grande tensione si vede
sono loro due a giocarsi il titolo, gli altri sono tagliati fuori. Hai visto che belli che sono questi quad che usano per le riprese, questi della regia internazionale, riprese molto belle, immagini anche di grande qualità per questo europeo di Tilburg dietro Gran Bretagna, con anche ipotesi di bronzo, ma attenzione alla Bielorussia che sta facendo una grande sorpresa, no, ma decisamente lontane. È lontana la Bielorussia, sì, effettivamente è vero. E qui Francia ancora a guidare con Gerd Karl davanti a Andrea Solange Pereira. Sole alla fine di questa lunga giornata di europei. Probabilmente i francesi pensavano che McKissy riuscisse a fare un break più importante, invece non è stato così, e quindi se la devono giocare in volata questa Francia. E qui la spagnola fa proprio l'ombra, sì, di... ma le va bene, perché comunque si rende conto di avere un'avversaria alla sua portata, non irresistibile, non in grado di assolutamente di staccarla. Adesso proprio la regia che va a farci vedere i piedi e le gambe di queste due atlete che si stanno giocando, che stanno, per meglio dire, stanno combattendo per portare le proprie nazionali, le proprie staffette sul gradino più alto del podio, dell'ultimo podio, dell'ultimo di questi 13 podi. E terza sempre la Gran Bretagna, che sembra non dover correre, almeno sulla carta non dover correre. Vediamo da adesso questa inquadratura avvicendamento intanto con Spagna davanti alla Francia. Gran Bretagna direi posizione cristallizzata, meno di però era un po' anche sbarellante, molto sbarellante l'atleta britannica Jessica Judd per la Gran Bretagna. Qui ancora Solange Andrea Pereira a provare l'attacco rispetto a Joanna Gayer Karl. La Gran Bretagna adesso che sembra un po' non manca molto, manca un paio di minuti, vediamo un po'. Dietro Spagna che va, posizioni abbastanza cristallizzate, Spagna che prova l'attacco. Solange Andrea Pereira che adesso è in attacco e in difesa, invece sì. Joanna Gayer Karl sembra più pesante l'azione della francese, più agile, più elastica la spagnola, che sale con maggior disinvoltura queste rampe. Però prova a reagire la francese, non può mollare perché il titolo è lì. E adesso questa è la zona calda, la zona chiave di tutte le gare che abbiamo visto, in qualche modo questa, con questi saliscendi così repentini. Non ha mollato Joanna Gayer Karl, ma c'è un piccolo margine tra Solange Pereira e l'avversaria francese. Mancano circa 200 metri, vediamo se tiene la spagnola. Stringe i denti la spagnola, la francese prova a tornarle sotto. Le forze sono... Jessica Jude in terza posizione con tecnici o tifosi o comunque entourage britannico che la incita. E manca poco, ultimo sprint per Solange Andrea Pereira, che va a portare attenzione al rientro di Joanna Gayer Karl. Qui l'obiettivo schiaccia un po', schiaccia molto, sì, perché è Solange Pereira, ma dietro cosa succede? Clamoroso, la Bielorussia ha superato la Gran Bretagna. È successo Spagna in questa staffetta davanti alla Francia, dietro, prego, vedere cosa succedeva, perché c'era la Bielorussia, incredibile. Mamma Jessica mia, Jude è crollata. Quanto ha recuperato? Ha recuperato anche rispetto alla testa, sì, la Bielorussia. Assolutamente sì. Fortissima Vohanne Mahai, che è andata a conquistare la terza posizione per sé, per la sua staffetta. È un bronzo anche insomma inaspettato, decisamente. Vediamo quando arrivano, se arrivano le azzurre. Non benissimo, Giulia Aprile qui nell'ultima frazione ha faticato tanto. Mi pare siamo undicesimi. Undicesimi su 12 squadre al via. E qui... l'esultanza con tanto di scenografia e coreografia per una gioia che...
Questa atleta si è conquistata qui molta meno gioia, un po' di delusione per un argento che poteva essere oro per tre frazioni, ma soprattutto credo che il momento decisivo sia stato in seconda frazione, no Giorgio, con Esther Guerrero che è andata a recuperare tutto quel terreno che aveva invece Renella Mott. Ha recuperato bene, però poi effettivamente i francesi speravano di avere di 7-8 secondi di vantaggio con McKissie, invece McKissie praticamente ha dato il cambio alla pari e poi è stata, la spagnola ha seguito bene la francese e poi l'ha attaccata. La francese non è assolutamente crollata, ma non aveva più le gambe per sorpassarla. Clamoroso, a mio avviso, il terzo posto della Bielorussia, che in tutte sembrava sempre molto lontana da tutto e poi alla fine i suoi rappresentanti hanno avuto delle tratti terminali di gara veramente strepitosi. E quasi si ricongiunge la squadra per esultare. L'Italia non bene, ma ripeto, molto le atlete donne, a mio avviso, molto penalizzate da questo tipo di percorso. Forse meglio qualche atleta, magari meno veloce sulla carta, ma più crossista. Ecco lì i bielorussi e le bielorusse che hanno fatto un bel numero per esordire all'ultima gara nel medagliere. Brutta notizia che la Spagna ci ha superato nel medagliere proprio con questa gara, ma insomma sono dettagli. Però insomma, se andiamo a fare, visto che siamo quasi in chiusura, siamo in fase di bilancio, il medagliere è andato a vincerlo la Norvegia. Del resto, anzi, viene da dire praticamente con la stessa famiglia, perché gli Ingebrigtsen con Philip nel senior e Jakob negli under 20, più anche la buona prestazione a squadre tra gli under 20, 3 ori, 0 argenti e un bronzo per conquistare la vetta del medagliere. Beh, diciamo, dal mio punto di vista, le cartoline sono Philip Ingebrigtsen, perché è 1500ista che va a vincere con assoluta autorità la gara senior, così poi di grandissimo livello. Poi il guerriero Gressier, a me è piaciuto tantissimo, e terzo sul podio comunque nei loro tre, sicuramente Nadia Battocletti che ha fatto una gara strepitosa, che è la cosa più bella che ci portiamo via da Tilburg con tanta promessa per assolutamente il futuro. Queste sono, diciamo, il mio podio di questa gara. Poi anche un bronzo importante a squadre guadagnato di Grinta, che ha salvato una piccola delusione perché per la mancata medaglia di Emaner Bankripa, però ricordiamoci che affrontava una gara molto